Buonasera. Con i vaccini la fine della pandemia è vicina, così ha detto il Premier Mario Draghi oggi. Ed effettivamente che ci sia un certo ottimismo nel governo lo testimoniano anche le restrizioni, che l'allentamento delle restrizioni che ci saranno dall'11 ottobre, che porteranno il 100% della capienza nei cinema e nei teatri, il 75% negli stadi e il 50% nelle discoteche. Viene tolto anche il limite di un metro di distanza nei musei. Naturalmente, come si è sempre detto, questo non significa che ci si debba assembrare immediatamente tutti dall'11 ottobre, però insomma è un buon viatico su quello che è la situazione sanitaria del nostro paese. C'è però un'altra scadenza che sta facendo molto più discutere, quella del 15 ottobre. Tra una settimana esatta, come disposto dal governo, scatterà l'obbligo del Green Pass nei posti di lavoro. Come sapete, una larga maggioranza anche nella nostra regione di cittadini ha deciso di vaccinarsi, c'è però chi ha preferito non farlo. Questo potrebbe causare qualche problema nelle aziende. Oggi ne ha parlato il presidente della regione Luca Zaia, lanciando anche un appello al governo. Vedremo tra poco di cosa si tratta. Ne parleremo con i nostri ospiti e anche con voi, che come sapete potete intervenire in diretta componendo il numero che vedete in sovraimpressione. Potete inviarci dei messaggi, raccontarci le vostre esperienze oppure quello che è il vostro pensiero, i vostri sentimenti sull'argomento di questa puntata. Ora però vi presento gli ospiti, a partire da Lucrezia Favaro di Fratelli d'Italia, che ci ha raggiunto da Montebelluna. Buonasera. Buonasera. Roberto Grigoletto del Partito Democratico, ex vice sindaco di Treviso. Buonasera Grigoletto. Poi abbiamo Marco Schesaro, sindaco di Cadoneghe. Buonasera sindaco. Buonasera a voi. Sara Pasqualin, della segreteria della CGIL di Treviso, buonasera anche buonasera. A lei. Buonasera. Roberto Ferrara, coordinatore di Forza Italia per la città metropolitana di Venezia, buonasera anche a lei. Buonasera. Ferrara. Dunque, entriamo immediatamente nel merito, ma prima vedo che è già collegato con noi da Roma l'onorevole Alberto Stefani della Lega. Buonasera onorevole. E buonasera a tutti i telespettatori. Allora, entriamo nel merito e sentiamo dunque com'è la situazione in Veneto a una settimana dall'obbligo del Green Pass nei posti di lavoro e qual è la proposta che è stata lanciata oggi dal Presidente della Regione. Per tenere in piedi il sistema bisogna che si trovi il modo di decretare che le imprese possano utilizzare i test fai da te. I test fai da te sono certificati per sensibilità, per attendibilità dal Ministero della Salute italiano e da tutti gli enti a livello internazionale. Si faccia un decreto, si dia la possibilità alle imprese di comprarsi il pacco dei test nasali, se la vedono quei lavoratori hanno un responsabile della sicurezza, faranno un registro, chi è che interessa di far entrare un positivo in azienda se lo becca? Dice, sta buon, fate 7 giorni a casa e via, fra l'altro siamo pieni di asintomatici. L'appello al governo è diretto e mano a mano che ci si avvicina al D-Day del Green Pass obbligatorio nelle aziende assume il carattere dell'SOS. Il 15, se non si prende in mano questa situazione, sarà il caos, sarà la riedizione del caos. Prendere in mano la questione con un decreto e più ancora dell'estensione temporale dei tamponi a 72 ore è necessario, secondo Zaia, andare oltre perché i numeri parlano chiaro. La popolazione in età lavorativa non vaccinata dai 20 anni ai 69 in Veneto che non è vaccinata risulta essere 590.000 persone. Se pensassimo anche che metà non lavorano, ne ho almeno 300.000 che ogni 48 ore devono fare un test per entrare in azienda. È impossibile. La nostra capacità di fare tamponi oggi, e li facciamo perché dobbiamo seguire anche i contagi, è di 50.000 al giorno. Le farmacie sono 1.000, fanno 16.000 test al giorno. Noi ne facciamo 50.000, ma sono già dedicati agli screening delle scuole, di tutti quelli che si infettano e hanno, e quindi abbiamo bisogno di ripercorrere il tracciamento dei contagi. Quindi capite che è come pensare di svuotare il mare con un secchio, impossibile. Dunque l'unica soluzione concreta, secondo il governatore, è quella dell'autosomministrazione. Se un diabetico si fa la glicemia, chiede la presenza del primario, chiede la presenza di un medico, c'è un test, lo fai e vedi com'è la tua glicemia. Sarà possibile che sul mercato ci sono i test nasali, è come mettersi il cotton fioc sulle narici, test nasale, non il rinofaringeo, quello che facevamo all'inizio, o il molecolare. Nasale, addirittura adesso si fa anche il molecolare nasale. Soluzione che permetterebbe di evitare il caos e fare un passo in avanti. Avremo uno screening molto più a tappeto,
e accompagniamo il processo, avendo una garanzia, lo ripeto, che l'impresa che trova un positivo non andrà mai a dire che non ce l'ha, perché rischia poi di far partire un cluster. Sentito il presidente Zaia in Veneto al momento, cioè in una regione che ha 4.900.000 abitanti, quasi 5, ci sono 590.000 persone che non sono vaccinate, quindi naturalmente non hanno il Green Pass, supponiamo che ce ne siano 250.000 che devono lavorare, sono veramente troppe per essere controllate con uno screening, per quelle che sono in questo momento le forze da parte del nostro sistema sanitario. Avete sentito anche qual è la proposta del governatore? Io chiamerei subito in causa Alberto Stefani da Roma per chiedergli quante possibilità ci siano che questo appello vada a segno al governo. Beh, noi l'abbiamo chiesto in sede di approvazione del decreto specifico, eravamo stati tacciati da qualcuno come un partito che era totalmente contrario al Green Pass. Questa in realtà per noi è una proposta assolutamente di buon senso, quella di chiedere appunto la possibilità di tamponi fai da te, di tamponi tra l'altro oltre a questi avevamo chiesto un'accelerazione sui tamponi salivari, avevamo chiesto l'estensione da 48 a 72 ore della validità del tampone, tutte proposte che oggi diventano appunto ipotesi praticabili e che devono essere messe in pratica, perché poi le aziende dovranno fare i conti con questo e le aziende non hanno tempo da perdere in burocrazia, in procedure impossibili, non hanno tempo da perdere, il loro tempo lo devono impiegare per lavorare, per produrre, per costruire il futuro della propria azienda, e c'è la necessità assolutamente di semplificare loro la vita, anche tenendo conto della situazione epidemiologica che, dobbiamo cominciare a dirlo, è anche molto buona anche qui in Veneto, e quindi bisogna anche fare i conti poi con quella che è la realtà. Lei ha detto l'avevamo proposto già da tempo e adesso è diventato un argomento di discussione nel dibattito politico. Questo significa che diciamo da parte della maggioranza che compone il governo ci si sta avvicinando a questa soluzione? Sì, tra l'altro da parte della stessa maggioranza che quando noi decidemmo di sollevare questo emendamento, questi emendamenti che fondamentalmente andavano in questa direzione, e uno dei motivi per cui poi c'è stato quello scontro in commissione era proprio per il fatto che questi emendamenti non erano stati presi in considerazione ed erano stati addirittura tagliati dalla discussione politica in sede di commissione, ora ci vengono a dire che probabilmente dovremo valutare queste ipotesi. Non sono qui adesso a fare dietrologie o a guardare a quello che si poteva fare, guardiamo a quello che possiamo fare oggi. Oggi riproponiamo le stesse cose, probabilmente le riproporranno, probabilmente le voteranno quelli che prima hanno votato contro o quelli che prima hanno tacciato queste proposte come proposte non di buon senso. Io credo che su questo ci sia da fare una profonda riflessione e ci sia assolutamente la necessità di semplificare la vita a chi dà lavoro e a chi produce lavoro. Ecco, sentiamo allora Roberto Grigoletto del Partito Democratico. Il Partito Democratico quindi si è ricreduto, come dice Stefani? Non so se si è ricreduto, a me però fa specie questa cosa. Io capisco quanto dice il governatore Zaia, la preoccupazione la intendo bene per le imprese, i tempi anche rapidi che sono richiesti per mettersi in regola, diciamo così, e per poter lavorare. E però dico anche una cosa, faccio un confronto e faccio l'insegnante. Noi insegnanti è stato chiesto per tempo di fare di esibire il Green Pass, insomma, o con tampone o con il vaccino. E allora mi domando perché non ci si è presi per tempo anche per altre categorie. A me sembra che siano ancora tanti oggettivamente coloro che non possono esibire questo certificato verde. Ora non dico che capisco le posizioni di chi non vuole vaccinarsi, non le condivido evidentemente, ma le posso comprendere. C'è la possibilità comunque in ogni caso di fare il tampone, insomma, e quindi sinceramente io penso che si sarebbero potuti vedere, insomma, prevedere meglio dei tempi un po' più distesi, più lunghi, e per evitare appunto questo inevitabile collo di bottiglia che adesso questa scadenza del 15 impone. Quindi sì, non vorrei che si usassero, mi si perdoni se insomma sono politicamente poco corretto, due pesi due misure, insomma, no, e quindi certe categorie, vabbè, alla fine va bene,
si possono fare il tampone fai da te, e invece per altre è stato richiesto per tempo, insomma, qualcosa di più esigente. Insomma, certo che poi le categorie sono diventate tutte. A un certo punto le categorie sono diventate tutte. Sono diventate tutte, esattamente. Sentiamo dal mondo del sindacato, quindi Sara Pasqualin, che è del direttivo della CGIL di Treviso. Com'è la situazione dal vostro osservatorio? Allora, sicuramente il panico c'è, nel senso che la prossima settimana le aziende, i lavoratori saranno nelle condizioni di avere comunque un decreto che parte e una gestione di un regolamento interno che dovrà essere condiviso con delle modalità concordate tra le parti, quindi tra lavoratori e aziende, e sicuramente i tempi sono stretti, tutti quanti stanno ragionando, stanno molto lavorando in quest'ottica qua, anche perché poi gli viene chiesto anche di attivare dei controlli, gente che controlla il Green Pass e quant'altro, quindi la situazione sicuramente non è delle migliori, anche perché non c'è chiarezza. Io condivido un po' quello che è stato detto prima da di fatto c'è stato un'obbligatorietà nei confronti di alcuni settori e una, tra virgolette, vediamo cosa succede per tutti gli altri. La priorità di questo governo sicuramente è quello di andare a vaccinare le persone, e la CGIL in primis, noi siamo a favore della vaccinazione, noi avevamo chiesto anche l'obbligatorietà. Dopodiché siamo ben consapevoli che c'è tutta una fetta che si aggira attorno al 20%, insomma, degli italiani, ma soprattutto anche dei lavoratori, che ad oggi è nelle condizioni di non farlo per scelta, per paura, per esigenza, insomma ci sono tutta una serie di casistiche, poi ogni persona ha la sua posizione. Giustamente anche, però la cosa che ci lascia perplessi è che queste due pesi e due misure da una parte non stanno aiutando, agevolando nessuno, e soprattutto non è che si possa chiedere a quelli che fino all'altro giorno gli chiedevamo di entrare nei ristoranti col Green Pass, di andare a vaccinazione e tutto, e adesso improvvisamente il tampone fai da te perché abbiamo l'esigenza di trovare una soluzione. Insomma, forse tra l'altro, però, questa visto, burocrazia, guardi, ne parleremo tra poco, perché non politicamente tutti, non tutti non i sindacati schierati. Hanno una posizione, diciamo, più conciliante come quella che ha espresso lei, tant'è vero che è stato indetto uno sciopero per l'11 ottobre, ne parleremo sì, allora, tra poco da parte di... Beh, non bruciamoci l'argomento, noi siamo nella posizione che siamo a favore del vaccino, dopodiché il tampone che venga, che il lavoratore si trovi nelle condizioni di doversi pagare il tampone in una condizione in cui i tamponi non si riescono neanche a prenotare, è ovvio che crea una difficoltà. Noi siamo per far continuare l'azienda, far lavorare i lavoratori e dare sicurezza comunque al paese. Ferrara, lei che è anche direttore, se non erro, del Vega, che è un parco tecnologico alle porte di Venezia, Marghera, come la vede la situazione? Beh, io sono abbastanza preoccupato per la scadenza del 15, perché come diceva prima Zaia nel video che abbiamo visto, pare evidente a tutti che ormai per questioni di numero non si riuscirà a dare il Green Pass, a fare i tamponi a chi... mi pare condivisibilissima la posizione di Zaia, che dice mettiamo le aziende nelle condizioni di poter fare i tamponi da soli, e ha fatto un esempio che calzante, che è quello della glicemia, dove uno si misura da solo, insomma. No, altrimenti non ci arriviamo, altrimenti il timore è che le aziende veramente non ce la facciano ad andare avanti, ma non per colpa poi di qualcuno, ma perché ci troviamo in questo imbuto dove non si riesce più a fare. Ormai i numeri sono quelli, purtroppo non abbiamo raggiunto ancora la quota che dovevamo raggiungere. Di questo mi dispiace, perché io sono assolutamente favorevole ai vaccini, sento anche delle giustificazioni che non stanno in piedi, perché se uno ha un problema di salute per cui non può vaccinarsi è comprensibile, ma lo deve dire il dottore. Ma perché tutti si improvvisino virologi, che sono gli stessi che prima erano i commissari della nazionale di calcio e prima erano quelli che ti davano la ricetta della torta della nonna, sinceramente io crederei alla scienza, perché altrimenti arriviamo ai terapeutisti, però o ci affidiamo alla scienza, perché questo grande complotto delle case farmaceutiche che ammazzano la gente in tutto il mondo, io non ci credo. È vero, sì, magari qualcuno per effetto del vaccino sarà morto, però se io continuo a vedere tutti i giorni quanti ne stanno morendo di virus, credo che ci sia una sproporzione talmente evidente che rischiare la vita per morire per il virus
e io in famiglia ho avuto dei casi, ma penso che ormai è una cosa talmente diffusa che molti ne hanno avuti, sì. Quindi non è che non esiste, esiste, fa male e si muore, e quindi c'è la stessa percentuale per cui uno viene punto da una vespa e gli viene lo shock anafilattico. Però non possiamo mandare a morire la gente perché qualcuno ha timori che secondo me non sono sensati. Ognuno faccia il suo mestiere, la scienza faccia il suo e noi seguiamo quello che ci dice la scienza. Tra l'altro proprio in queste ore c'è stato l'annuncio del vaccino contro la malaria. Non è ancora la soluzione definitiva al problema, purtroppo, perché è un vaccino che protegge parzialmente non tutti i soggetti, però sentivo un medico che opera in Africa, un medico italiano, che diceva qui effettivamente non ci sono mamme che non fanno vaccinare il bambino, fermo restando poi che ognuno può rimanere dell'opinione che preferisce. Schiesaro, com'è la situazione da voi a Cadoneghe? La situazione la davo prima ai cittadini in diretta, prima di venire qua. Abbiamo un 82% di concittadini che sono vaccinati, abbiamo un 18% quindi che non sono ancora stati vaccinati e molti di loro non intendono farlo. Ne conosco anche molti. Questo vuol dire che abbiamo circa, in un comune come quello di Cadoneghe, 3.300-3.400 persone che non sono vaccinate. 3.300 su quanti abitanti? 17.000. Ho capito. Che cosa accade? Che ormai molte farmacie non intendono più effettuare i tamponi, non hanno neanche i luoghi adatti per poterlo fare. Ne abbiamo solo una che lo fa. E proprio in questi giorni stiamo cercando di organizzare questo servizio insieme a questa unica farmacia eroe, diciamo, del territorio. Le code ormai stanno diventando esagerate, sta creando addirittura in alcuni momenti dei problemi anche di ordine pubblico, perché macchine si ammassano attorno perché non c'è neanche più possibilità di effettuare. C'è gente che ha prenotato i tamponi da qui fino a dicembre, perché è in vigore fino a dicembre per certo, ora. Quindi uno ogni due giorni. Il Green Pass, quindi vuol dire che queste persone si fanno il tampone uno ogni due giorni. Ora, il sindaco è il sindaco di tutti, voglio dire, certo. No? Quindi deve cercare di trovare delle soluzioni, no? Cercare di... io non sono per gli obblighi, io sono per le convinzioni. La gente va convinta attraverso delle campagne ad hoc sull'opportunità di potersi vaccinare. Ora, siamo di tante idee. Io mi ricordo qualche anno fa, quando andai per la prima volta in Camerun, e mi dissero all'ambasciata, quando mi avevano dato il visto, che si poteva entrare solo con un libretto giallo. Facevo il volontario, andavo con i missionari, si andava lì solo con un libretto giallo. Se non avevi fatto il vaccino per la malaria, per la febbre gialla, per l'epatite, non si entrava. Certo. Io non ho mai trovato questo una limitazione né della democrazia né della mia libertà. L'ho trovato una forma di civiltà, perché noi siamo in una comunità e non possiamo sempre far prevalere l'io rispetto al noi. Dobbiamo ricordarci che dobbiamo rispetto a noi stessi, ma anche agli altri. Questo non vuol dire che io reputi e consideri negativamente chi non intende farsi il vaccino, rispetto alle opinioni di tutti, però è opportuno che si continui su una campagna informativa e meno puntata sulla coercizione, ma bisogna convincere la gente sull'opportunità di vaccinarsi. Come ritengo, e chiudo, vedo che ci sono anche dei colleghi sindaci, che stiamo puntando molto per esempio sulla prevenzione, non c'entra nulla con questo, il Nastro Rosa, l'iniziativa Nastro Rosa sulla prevenzione, certo. Per esempio, contro i tumori al seno per le donne o la prostata, prima, non c'entra nulla, ma voglio dire, dobbiamo continuare a fare propaganda, ma positiva, per informare la gente sull'opportunità e di avere fiducia nella scienza. E io capisco il disorientamento di molti concittadini, che ormai la scienza è entrata nei dibattiti televisivi come se fosse un'opinione di destra e di sinistra. Certo. Allora c'è chi perora la causa dell'uno o dell'altra.
C'è sempre stato il dibattito nel mondo della scienza, fin dai tempi di Galilei e anche prima, però oggi dobbiamo cercare di tenere la barra dritta, a bocce ferme e fare soprattutto molta informazione, e vi ringrazio anche voi, insomma, che state facendo anche voi la vostra parte. Non era finito benissimo il dibattito all'epoca di Galilei, però non è finito bene, fortunatamente dopo si sono ricreduti. È stato riabilitato. Lucrezia Favaro, com'è invece la situazione a Montebelluna? Tra l'altro sono arrivati anche dei complimenti indirizzati a lei dai nostri telespettatori, perché lei proviene da un comune che è andato al rinnovo del Consiglio Comunale, lei è di Fratelli d'Italia e la sua coalizione ha vinto piuttosto largamente, direi per il secondo mandato, 65%. Sì, abbiamo vinto con il 65%, c'erano due candidati che si contrapponevano, un candidato di centrodestra e un candidato di centrosinistra. Lo schema classico proprio. Esatto, schema classico, la vittoria è stata netta, siamo rimasti contenti, non ci aspettavamo un risultato così favorevole, soprattutto per quanto riguarda Fratelli d'Italia, che ha fatto un risultato eccezionale, che è quello del 18,5%, che dovrebbe essere il dato più alto a livello regionale e anche un dato fra i più alti a livello nazionale. Quindi siamo contenti, perché vuol dire che l'impegno che ci abbiamo messo in questi 5 anni è stato premiato dai cittadini, che ci ha riconosciuto. Adesso però anche voi dovrete confrontarvi con quello che accade tra una settimana. Com'è la situazione a Montebelluna? Purtroppo la situazione è quella che Fratelli d'Italia, in particolare Giorgia Meloni, aveva previsto, ed era questo il motivo per cui noi, pur non essendo contrari alla campagna di vaccinazione, avevamo espresso delle perplessità riguardo la misura del Green Pass, proprio perché andavamo a prevedere che sarebbero sorte delle problematiche serie che adesso bisogna affrontare, e infatti vediamo che arrivano delle proposte per affrontarle, proposte che però sicuramente avrebbero potuto essere fatte prima, in precedenza. Vediamo adesso cosa farà il governo, sappiamo che il decreto non è stato ancora convertito, come saprà meglio l'onorevole che è in collegamento, c'è tempo fino al 15 proprio per proporre eventuali emendamenti. Chiaramente le aziende e anche i cittadini, le associazioni hanno bisogno di avere dei chiarimenti sul punto, hanno bisogno di avere dei chiarimenti anche i cittadini, perché coloro che non sono vaccinati si ritrovano a dover spendere 200 circa euro in più al mese. E questo ovviamente incide in uno stipendio, soprattutto se medio o basso. Pretendere che una persona spenda 200 euro per andare a lavorare è veramente discriminatorio e forte, una sorta di ricatto sostanzialmente, che credo non possa essere accettato. Allora, sentiamo subito Stefani, perché forse io credo che ci debba anche lasciare una certa ora, onorevole, vero? Sì, verso le 10. Perfetto, allora iniziamo subito e faccio anche un'altra domanda su un argomento che vedo che è stato già scritto dai nostri telespettatori, però prima le chiedo se il Green Pass obbligatorio sia stata una scelta avventata da parte del governo. Ma non è che sia stata una scelta avventata, di sicuro c'è la necessità di prevedere delle forme di risoluzione di questi problemi che tutti i giorni abbiamo, perché se pensiamo che dal 15 ci ritroviamo a ad avere a che fare con situazioni del genere, forse qualche proposta emendativa che noi avevamo lanciato qualche settimana fa non era da demonizzare, ma probabilmente era da prendere in considerazione. Questi sono discorsi che ho fatto anche durante il precedente intervento, ma credo sia assolutamente necessario riproporre. Ripeto, oggi ho parlato tra l'altro con un medico del lavoro che mi diceva che secondo lui una situazione così rischia di ingessarsi nei primi giorni di applicazione del decreto, perché è chiaro che se noi non estendiamo da 48 a 72 ore la validità del tampone, con 300.000 veneti che devono che non si sono vaccinati e quindi per poter accedere al posto di lavoro dovranno fare il tampone, non è una situazione che si può gestire in 2 secondi, soprattutto se c'è una validità di 48 ore del tampone. Questo è uno dei tanti esempi, ma noi avevamo proposto per esempio una larga accelerazione del tampone salivare, che sicuramente avrebbe garantito una migliore fruibilità di questo tipo di sistema di appunto indagine sulla presenza o meno del virus. E poi dobbiamo, ripeto, fare i conti con quella che è la situazione epidemiologica, che è una situazione epidemiologica che potremmo definire con prognosi positiva,
con un andamento migliore rispetto all'anno scorso, che se ci ricordiamo un anno fa stavamo già parlando dell'impennata dei contagi particolare momento dell'anno. Cioè, l'ho chiesto se era avventata perché, come sa, l'Italia è stato il primo paese a prendere una decisione così netta, tant'è vero che se n'era discusso parecchio e, se mi consente, anche nel suo partito c'erano state posizioni molto diverse. Sì, c'erano state posizioni diverse, ma soprattutto avevamo presentato delle proposte emendative, che oggi tutti i partiti vengono a dire la stessa cosa che noi abbiamo proposto esattamente un mese fa, non dico un mese fa, ma erano forse 3 settimane fa, e che oggi viene vista forse come la panacea di tutti i mali. Sinceramente a me fa anche un po' sorridere, perché mi ricordo benissimo che razza di dibattito era uscito a seguito della presentazione di questi emendamenti. Sembrava che la Lega volesse togliersi dal governo. In realtà abbiamo semplicemente fatto delle proposte di buonsenso di cui oggi siamo qui a discutere, e la cosa dovrebbe far riflettere. Senta, come si vive da Roma, lei che fa spolad tra Roma e il Veneto, quello di cui oramai si parla ininterrottamente da settimane per quello che riguarda il suo partito, vale a dire dell'esistenza di due anime, non l'una contro l'altra armate, però comunque abbastanza distanti, da una parte quella che fa capo a Salvini, dall'altra quella che fa capo a Giorgetti e ai presidenti di regione del Nord. La ricostruzione che si fa molto spesso delle anime della Lega lo si fa da anni, tentano di farla da anni, poi in realtà si è sempre dimostrato che questo partito, a differenza di tutti gli altri partiti, resiste mantenendo la propria identità, mantenendo una propria unità interna. Poi all'interno ci possono essere tranquillamente persone che non sempre la pensano su tutte le cose in maniera uguale, ma che poi trovano sempre un'unione di intenti. E quindi io credo che questo movimento l'abbia sempre dimostrato nel corso della storia politica di questo paese, lo sta dimostrando anche oggi. Poi l'unità si ritrova sempre, si trovano delle soluzioni comuni, si trovano delle intese comuni, e quindi troppo spesso rischiamo di farci troppo influenzare da ricostruzioni giornalistiche, quando poi la realtà di fatti è completamente un'altra. L'ha dichiarato il presidente Zaia 3 giorni fa: di due leghe non se ne parla, si parla di una lega soltanto, che ha un segretario federale che si chiama Matteo Salvini. Grigoletto, secondo lei è una ricostruzione giornalistica oppure esistono due anime, il partito non è unito come dice Stefani? Beh, io faccio sempre fatica sinceramente a entrare in casa degli altri, e quindi osservo dall'esterno e quindi con molto in punta di piedi. Io credo che sì, che l'onorevole abbia ragione nel dire che poi nella Lega ci si mette d'accordo, almeno in apparenza, no? Vige quel centralismo democratico, ma devo dire che forse è anche facile mettersi d'accordo nella Lega, nel senso che Salvini cambia talmente tanto posizione a seconda delle convenienze. Prima era sovranista, poi quando si è trattato di entrare nel governo Draghi è diventato improvvisamente europeista, poi è tornato sovranista, adesso probabilmente ritornerà di nuovo ad abbandonare il sovranismo, vista la batosta elettorale che ha preso in Italia nelle grandi città, alle ultime elezioni, e quindi cambiando sempre posizione alla fine si accontentano tutti. Dopodiché bisogna anche prendere atto, cioè sì, non è una ricostruzione giornalistica, i giornalisti peraltro, voglio dire, descrivono com'è la realtà, non è che si inventano le cose o che raccontino romanzi di fantascienza. E è evidente che una lega governista, una lega più responsabile, quella dei governatori, diciamolo, anche del governatore Zaia, io sono distante dalle sue posizioni, però evidentemente è una posizione, anche vediamo come ha gestito l'emergenza sanitaria, molto equilibrio, voglio dire, molto buon senso, di molta capacità, e quindi sicuramente non è quel modo di fare, di intervenire, di concepire la politica di Salvini, che onestamente è andata molto in discontinuità rispetto, io sempre ad osservatore lo dico e con molto rispetto, anche all'originale movimento di Umberto Bossi. Ferrara, si era parlato di una federazione addirittura tra Forza Italia e la Lega, che poi invece adesso pare un'ipotesi che sta tramontando molto rapidamente.
Beh sì, si era parlato di federazione, un po' sì, un po' no, poi ci sono state le elezioni di mezzo, quindi sicuramente poi nel futuro sarà da vedere che cosa ne succede. Ne riparleremo, dice. L'importante è che la coalizione di centrodestra resti unita, come è stata anche in queste ultime elezioni e come sarà anche nelle prossime elezioni. Non condivido il fatto quando si dice batosta elettorale. Sì, è vero, sono state perse, che tra l'altro non perse niente perché erano grandi città che erano già in mano al centro-sinistra, quindi semmai il centro-sinistra una volta tanto è riuscito a restare in qualche città e a non perdere come al solito 8-0, 9-0 come è stato fatto nel passato. Ma a parte le grandi città, va dato atto che il centrodestra ha vinto dappertutto. Io penso alla mia provincia, 7 comuni su 9 sono andati al centrodestra, quindi sì, tranne quelle grandi città, ma tutto il resto dell'elettorato ha continuato a premiare la coalizione di centrodestra, che sì, io auspico che sia allarghi ancora di più e soprattutto aspettiamo che finalmente si esca in questo paese andare a votare. D'altra parte la cosa difficile della pandemia... vuole andare a votare Forza Italia? Vuole andare a votare Forza Italia? Beh, votiamo, cioè non vogliamo sconvolgere questo governo che ecco. È stato costruito con prima o poi si dovrà andare a votare il centrodestra. Ah, certo, a scadenza del mandato. Mi pare che d'altra parte abbiamo fatto un governo dove ovviamente abbiamo messo assieme delle forze che non sono nate per stare assieme. Sì. Però siamo stati responsabili. Forse come Forza Italia abbiamo mantenuto un po' più la barra dritta, non siamo scesi nell'agone politico, non abbiamo pensato a prendere qualche voto in più, abbiamo fatto una scelta di responsabilità, come l'ultima anche sul Green Pass, che è quella dell'interesse dei cittadini, e quindi questo magari ci ha premiato con qualche voto di meno, però noi siamo anche convinti che alla lunga l'elettorato ci possa premiare. Allora, torniamo da Stefani a Roma, anche perché ci avviciniamo alle ore 22, purtroppo l'ora in cui ci dobbiamo salutare. Stefani, ho visto che alcuni dei nostri telespettatori tramite messaggi stavano facendo riferimento a quello che è accaduto in Lussemburgo, era la vigilia della riunione dei ministri dell'interno, sono 12 paesi, li dico anche, sono Austria, Cipro, Danimarca, Grecia, Lituania, Polonia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia e Slovacchia, hanno chiesto nuovi strumenti che permettano di evitare le gravi conseguenze dei sistemi migratori, sono stati tradotti anche come l'opportunità di rafforzare il presidio ai confini, magari anche costruendo dei muri. L'Unione Europea ha detto che sì, chiaramente ogni Stato è libero di fare quello che vuole, ma che non arriveranno fondi europei per questo genere di operazioni. Che ci sia un approccio, che ci possa essere un approccio comune nella gestione del fenomeno migratorio, noi lo chiediamo da sempre, l'abbiamo chiesto in particolare quando eravamo al governo, esperienza di governo durante la quale siamo riusciti da soli a bloccare gli sbarchi. Vorrei ricordare che l'allora ministro degli interni Matteo Salvini ha subito, in realtà uno lo sta ancora subendo, un processo per sequestro di persona per aver semplicemente fatto quello che i cittadini italiani gli avevano chiesto di fare, cioè bloccare gli sbarchi di clandestini, ricordando tra l'altro che noi abbiamo l'interesse e la necessità di aiutare chi scappa dalla guerra, chi soffre le persecuzioni, chi è in situazioni di carestia e di particolare difficoltà anche di appunto tutelare la propria vita, non abbiamo l'interesse a tutelare invece chi non ha questi requisiti. Ricordando che il 70% di chi sbarca su suolo italiano non ha questi requisiti, quindi non scappa dalla guerra, non scappa dalla fame, non scappa dalle persecuzioni, credo che il fenomeno migratorio abbia la necessità di una cooperazione internazionale che aiuti soprattutto i paesi come l'Italia ad evitare situazioni di distruzione come quella che era avvenuta purtroppo durante il governo Renzi o durante i governi di centrosinistra negli anni scorsi. Ricordiamoci che durante quei governi c'erano imprenditori che avevano decuplicato i propri fatturati sulla pelle di persone che erano venute qui, alcune che scappavano dalla guerra, altre che invece magari dalla guerra non scappavano proprio e che avevano provocato dei forti problemi in materia di sicurezza. Con il governo, con il primo governo Conte, quando ancora era ministro degli interni Matteo Salvini, gli sbarchi sono stati ridotti drasticamente di oltre il 90% e credo che questi dati siano sotto gli occhi di tutti e che sulla
gestione del fenomeno migratorio, il nostro partito abbia dato anche un codice di buone pratiche da sviluppare per il futuro. Dopo ricordiamo che uno dei primi provvedimenti che ha assunto il governo successivo, quello Conte 2 invece, sostenuto dal Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Liberi Uguali, uno dei primi provvedimenti è stato proprio quello di smantellare i decreti sicurezza, quei decreti che avevano invece ridotto le fattispecie per cui un immigrato poteva essere riconosciuto appunto come un immigrato regolare, quindi non come un clandestino. Questa è stata la scelta di un governo che invece ha deciso di andare nella direzione opposta, con tutti gli effetti che oggi purtroppo ci ritroviamo a subire, soprattutto nelle grandi città. Grazie, grazie Stefano. Allora lasciamo i suoi impegni. Grazie a voi. Naturalmente l'appuntamento a presto, insomma, anche quando torna. Alla prossima, qui in volentieri. Un caro saluto a tutti. Grazie. Allora noi continuiamo a vedere com'è la situazione a una settimana esatta dall'entrata in vigore dell'obbligatorietà del Green Pass per quello che riguarda i posti di lavoro, sentendo come la pensano imprenditori, aziende e anche l'ex procuratore Antonio Fojadelli, che è intervenuto sul problema della privacy. Imprenditori, associazioni di categoria, sindacati, su versanti diversi e trasversale il timore che l'obbligo del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro possa scatenare un caos. Secondo la CGIL regionale, che si è sempre dichiarata a favore dell'obbligo vaccinale, è compito delle imprese e delle istituzioni, a partire dalla regione, trovare una soluzione che eviti la doppia beffa, con migliaia di persone che non sarebbero in grado di lavorare e migliaia di imprese in difficoltà a garantire la continuità produttiva. Premesso che la via maestra è quella del vaccino, anche secondo la CISL, dovere e responsabilità del servizio pubblico, consentire in presenza di regole certe efficienza dei servizi che eroga, incluso quello dei tamponi a chi ne farà richiesta. Così il segretario di Treviso Belluno, Massimiliano Paglini. E sulla questione interviene oggi anche la CNA del Veneto. Grazie alla campagna vaccinale, commenta il presidente De Col, l'economia del territorio è ripartita, si prospettano problemi organizzativi nei controlli del Green Pass, soprattutto per i lavoratori fuori sede. È necessario, continua, proseguire con l'opera di rassicurazione sui vaccini e aumentare le convenzioni con i punti tampone. Altro problema, sottolineato dagli imprenditori, è quello della privacy, che non consentendo al datore di lavoro di conoscere la data di scadenza del Green Pass del proprio collaboratore, costringe al controllo quotidiano di tutti i dipendenti. Sulla questione interviene l'ex capo della Procura di Treviso. Se il datore di lavoro ha l'obbligo di tutelare la salute dei propri collaboratori, evidentemente, questo è un obbligo che egli ha, deve attuare i dovuti controlli. Ora, questi dovuti controlli possono avvenire alla porta e all'entrata, ma sono costosi, come lei sta osservando e come lamentano molti datori di lavoro. Quindi quale potrebbe essere una soluzione, senza violare il diritto di nessuno? Chiedere semplicemente a coloro che acconsentano a dirlo, quando scade il tuo certificato, il tuo Green Pass, se me lo dici spontaneamente, troviamo entrambi un vantaggio. Per quelli che dicono, che ritengono di tutelare, non so bene che cosa, e che non vogliono sottoporsi, o meglio dichiarare, la scadenza della propria certificazione, cosa si attuerà? Si attuerà quel doveroso controllo all'ingresso che evidentemente è imposto dalla stessa normativa. Schisaro, cosa ne pensa di quello che ha detto Fojadelli? Sì, io sono d'accordo. Sono d'accordo con quello che dice Fojadelli e anche Zaia, nella misura in cui vorrei capire qual è l'interesse da parte, diciamo, di un datore di lavoro a far entrare una persona che potrebbe essere potenzialmente positiva. Quindi bene, i tamponi a mio avviso fai da te, devo capire come avviene il link tra l'impresa e l'ULS, perché poi bisogna anche recepire, certo, la positività della persona. Mi manca di capire, diciamo, quel passaggio, e secondo me è assolutamente fattibile, anche perché, ripeto, se non ci sono delle iniziative parallele a quelle delle farmacie, tra 7-8 giorni avremo il caos all'interno dei nostri territori, perché i numeri che dice Zaia sono veri. Ci sono anche, tra l'altro, molte piccole imprese, soprattutto, che hanno 5 o 6 dipendenti, certo. Può capitare che 3, per esempio, non abbiano il Green Pass. In questo caso bisognerebbe congelare il rapporto di lavoro e trovare 3 sostituti che a tempo determinato
determinatissimo rimangono in questa azienda, non è un'impresa così facile. No, 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 beh, io guardo la mia, per esempio, azienda che ha 20 dipendenti, fortunatamente sono tutti vaccinati, però se mi mancassero anche 5 o 3 di loro sarebbe difficile andare avanti, perché per esempio il mercato del lavoro oggi è molto difficile, si fa fatica anche a trovare personale, quindi capisco anche l'imprenditore, voglio dire, ci sono veramente molte molte difficoltà. Secondo me il tempo che è stato dato è troppo poco per poter normalizzare la situazione. Certo, è d'accordo anche lei, Favaro? Troppo poco tempo era quello che diceva anche prima. Sì, troppo poco tempo, e poi un decreto che è stato fatto senza rendersi conto di tutte le problematiche, esatto, che poi si andavano a creare. Quindi problemi sulla privacy di cui parlava l'ex procuratore, perché effettivamente non è possibile andare a chiedere al lavoratore il suo Green Pass quanto dura, e quindi almeno al momento pare non sia possibile, quindi è chiaro che bisogna fare il controllo ogni giorno. Se si trova un lavoratore sprovvisto di Green Pass, sì, lo si lascia a casa, però va sostituito, sì, ma va sostituito con un lavoratore che vai a reperire dove e con che termine, perché il giorno dopo mi ritorna il dipendente con il Green Pass valido, e quindi cosa faccio? Mando via quello che ho assunto provvisoriamente senza un termine. Cioè tutta una serie di problematiche che non sono obiettivamente gestibili e che rischiano di creare dei problemi soprattutto per le aziende, che invece in questo momento stanno ripartendo e hanno bisogno di avere una loro stabilità, una loro certezza, regole certe e definite. Ecco, da questo punto di vista, prima abbiamo annunciato, ci sono delle posizioni divergenti più o meno per quello che riguarda i sindacati, e tra poco ne parleremo naturalmente anche con Sara Pasqualin, che è del direttivo della CGIL di Treviso. Comunque è stato annunciato, è stato proclamato anzi uno sciopero per lunedì 11 ottobre, uno sciopero di 24 ore da parte di USB e SGB. Vediamo perché. I rappresentanti delle organizzazioni del sindacato generale di base e dell'unione sindacale di base lavoro privato si sono ritrovati davanti alla sede di Confindustria a Mestre in vista dello sciopero di 24 ore proclamato per lunedì 11 ottobre. Tanti temi che spingono ad uno sciopero generale unitario: impedire l'aumento delle bollette di luce, acqua e gas, contro precarietà e bassi stipendi, lavoro nero e licenziamenti, sanità gratuita per tutti e sicurezza del lavoro, ma non solo. Noi vogliamo impedire che tutte le aziende colgano l'occasione di questa pandemia per abbassare il costo del lavoro, per andare contro i diritti dei lavoratori. SGB e USB, contrari alla certificazione verde, premono perché i tamponi siano gratuiti per tutti i lavoratori. Quando oggi hanno introdotto questo Green Pass, che di fatto impedisce ai lavoratori di recarsi sul posto di lavoro e anche gli vietano anche lo stipendio, è evidente che c'è una distorsione di quello che è la legge. Noi siamo tutti d'accordo che sul vaccino non è una discussione sul vaccino. La discussione da fare è se è un diritto del lavoratore recarsi sul posto di lavoro e avere lo stipendio a cui spetta. E si rischiano scioperi ad oltranza in tanti posti di lavoro? Beh, credo che probabilmente la risposta non sarà che questa. Per quanto riguarda i tamponi? Noi, per quanto riguarda i tamponi, noi pensiamo che sia utile che almeno le aziende se ne facciano, lo Stato se ne facciano carico del costo. Disagi in vista per chi dovrà muoversi utilizzando i mezzi pubblici, i treni e gli autobus potranno subire cancellazioni o variazioni. Pasqualini, è d'accordo con quello che ha detto il suo collega? Beh, no, se no noi non scenderemo in piazza lunedì con loro. Nel senso che la situazione che descrive è quella che viviamo noi quotidianamente nei posti di lavoro. C'è tanta confusione, l'ho detto anche prima, l'abbiamo ripetuto. Ci sono tante posizioni e bisogna tenere il punto fermo, che è quello della sicurezza. In questo momento qua c'è la necessità, il vaccino dà una sicurezza per una garanzia non solo della persona che va a lavorare, ma anche dei soggetti che gli stanno attorno. Ma quindi cos'è che vi divide? In che senso con la posizione? Sì, esatto. Beh, non è che ci divide, cioè noi siamo, allora,
come ho già detto, la CGIL è favorevole all'obbligatorietà del vaccino perché noi ci teniamo che il lavoratore entri nel posto di lavoro e sia garantita la sicurezza. Cioè, non è che i numeri che sono arrivati in questi anni, un anno di pandemia, ce lo siamo inventato tutti. Cioè, noi crediamo anche noi che tutto quello che è successo ha creato dei disagi alle aziende, ai lavoratori, alle aziende e al sistema sanitario di per sé. Insomma, cioè, è stato il mondo che si è fermato, non è che adesso se l'ha inventato qualcuno una mattina perché si è alzato. La posizione nostra è che va comunque spiegato ai lavoratori. Noi facciamo quotidianamente un'attività sindacale di cercare di convincere i lavoratori a mettersi nelle condizioni di mettere se stessi e anche gli altri in sicurezza. Dopodiché siamo della posizione che è una procedura che necessita del tempo, necessita un'organizzazione, bisogna convincere le persone che non sono convincono devono essere messe nelle condizioni di non rimetterci, su questo siamo d'accordo, perché oggi comunque i posti di lavoro servono, le famiglie devono sopravvivere. Resta il fatto che non pensiamo che il motivo per scendere in piazza sia contro la sicurezza del lavoratore, anche perché comunque i dati dicono che oggi l'80% degli italiani sono vaccinati. Certo. Quindi secondo me è una cavalcata un po' su un mal di pancia che è stato generato. Dopodiché le aziende sono consapevoli benissimo che non hanno nessun interesse ad avere soggetti positivi al proprio interno, perché comunque genererebbe un fermo produttivo. Dall'altra parte i lavoratori sono consapevoli che oltre alla loro vita lavorativa hanno tutta la famiglia attorno, quindi è una questione anche di sicurezza, non per andare solo al lavoro ma anche per la propria famiglia nel momento in cui si ritorna a casa. Ecco, io credo che una modalità nella quale si trovano regole chiare e nella quale si cerca di fare sinergia tra tutti per trovare e uscire da questa situazione possa veramente risolvere le condizioni e cercare di portare quei soggetti che ad oggi non sono convinti. Quelli che non saranno convinti io non lo so, però la vedo complicata che si voglia sempre fare il bastian contrario in un mondo in cui i dati ci dicono che comunque bisogna anche essere un attimo consapevoli, non solo della, cioè io questa cosa del blocco della libertà sul vaccino io non riesco veramente. Non è d'accordo, ecco. Dice un'altra cosa però, sì. Oltre, parte sono d'accordo stranamente con la CGIL, ma la CGIL comunque mantiene la linea. No, sono stranamente d'accordo, ma voglio dire, dice tutti. Un'altra cosa che i tamponi deve passare lo Stato. No, scusate, ma lo Stato quante cose deve... Cioè, io non devo pagare la tua scelta. Se la tua scelta è di farti i tamponi, è giusto che il tampone sia a prezzi umani, per l'amor del cielo. Ma io non devo pagare... Tutti noi non dobbiamo pagare la scelta di persone che non intendono farsi il vaccino. Hanno ragione, non è che devo pagartemi il tampone, scusami, mi spiace, ma non funziona così. Hai fatto una scelta, ti assumi oneri e onori e ti paghi anche i tuoi bei tamponi, anziché fare 20 euro come l'ho pagato io l'altro giorno un tampone e mi hanno pelato, lo facciamo un prezzo normale, quello che è il prezzo di fabbrica, mettiamoci un euro della farmacia, quello che è, sì. Mettete un prezzo concordato ed è finita. Ma i tamponi, e dice questi sindacati qui di estrema sinistra, direi che sono ancora fermi agli anni 60, che lo Stato deve pagare tutto. No, io sono un liberale fino al midollo, hai fatto una scelta, ti prendi le tue responsabilità e ti paghi anche i tuoi tamponi, perché lo Stato non può pagare tutto. Allora, siete tutti d'accordo con Schiesaro o c'è qualcuno che non è d'accordo? No, d'accordissimo. D'accordo? Forse la collega, perché non è soltanto la sinistra o l'estrema sinistra che dice questo, no? Perché mi pare che anche la collega Fratelli d'Italia prima dicesse appunto che non era giusto che 200 euro i lavoratori per farsi il tampone. Esatto. È doveroso chiederlo, lo Stato non può addirittura pagare. No, certamente pagare. Ecco. Lo Stato quindi non... su questo non si discute. Come del resto, sinceramente non trovo davvero pretestuosa anche la giustificazione per cui si dovrebbe controllare all'ingresso delle aziende i lavoratori. Ma voglio dire, nella scuola c'è un sistema, voglio dire, che non ti chiedono assolutamente, e quindi rispettano la privacy, non ti chiedono se hai il vaccino, non ti chiedono se hai il tampone, se è scaduto o se non è scaduto. C'è una piattaforma che automaticamente ti segnala verde-rosso, puoi entrare. Chi non, che è un segreto di Pulcinella, perché Pulcinella, ma in ogni caso la privacy è rispettata. Tutti, cioè... In ogni caso, chi non si è vaccinato esibisce il green
Green Pass a parte, quindi voglio dire, qui davvero è giusto quello che diceva la rappresentante della CGIL, che si cavalca per motivi politici, è davvero un mal di pancia. Dopo io penso che il Green Pass, guardiamo anche i dati, che cosa ha comportato l'obbligatorietà del Green Pass per alcune categorie, altre ancora un po' in sospeso, ma è per questo che secondo me il governo giustamente vuole un'accelerata. Cosa ha comportato, cosa ha prodotto? Ha prodotto un innalzamento del livello, voglio dire, di vaccinazione, e occorre andare in quella direzione, perché quella è la direzione dalla quale, attraverso la quale possiamo uscire da questo incubo, perché come si diceva prima, non è che siamo inventati la pandemia, non ci siamo inventati i morti. L'anno scorso, di questi tempi, vorrei sommessamente ricordare ancora una volta che non ce la raccontavamo in questo modo. E ancora prima nessuno pensava a quando e come ne saremmo in qualche modo usciti. Ora, anzi, ora che tutti, insomma, chiedevamo i vaccini. E tutti chiedevamo i vaccini, esattamente, tutti chiedevamo i vaccini perché era necessario. Ora c'è un problema di libertà, di rivendicazione, eccetera, di una minoranza che vanno sicuramente rispettate, ma si pagano quello che rivendicano. Non è possibile che lo Stato e gli altri cittadini sopperiscano a questo. Fatelo. Guardi, credo che la questione sia stata posta in maniera sbagliata, nel senso che a un certo punto o il governo faceva una scelta di imporre l'obbligo del vaccino, oppure, come ha fatto, non ha imposto l'obbligo del vaccino. Ma allora, se non imponi l'obbligo, non puoi punire chi non fa qualcosa che tu non hai reso obbligatorio. E nel momento in cui tu dai un'alternativa alla persona, non puoi dare un'alternativa che può fare solo la persona che è ricca perché può pagarsi tutti i tamponi, e non la dai a chi invece non ha la possibilità di farlo, perché altrimenti è una questione che diventa discriminatoria, che non rende tutti i cittadini uguali, come prevede l'articolo 3 della Costituzione, tanto più se stiamo parlando di diritto al lavoro, dove ricordiamo un diritto fondamentale, anzi è il primo articolo che è scritto nella nostra Costituzione, che dice appunto che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Non puoi subordinare, secondo il mio modo di vedere, il diritto al lavoro ad altri adempimenti che rischiano di essere discriminatori. E qua direi che la frattura è, perché Schisaro, lei, proprio siamo su posizioni antitetiche tra Lega e Fratelli d'Italia. Che io voglio questo. Molto bene non solo al sindaco, ma anche, voglio dire, al suo movimento, sebbene io sia della Lega, ma non è una libertà questa, è una finta libertà. Perché, ripeto, quando viaggi e ti chiedono il pass giallo per andare in alcuni paesi, non è una violazione del diritto di circolazione, è una tutela della salute pubblica. Quindi lei dice sì, però non se lo devono pagare loro, dice, in questo caso. No, beh, scusami, è una scelta di non farlo il vaccino. Obbligare il vaccino, sono contrarissimo. Tu non puoi obbligare la gente a vaccinarsi. Allora invece diceva bisognava obbligarlo. No, non puoi obbligare la gente. No. Tu non puoi obbligare nessuno a farsi somministrare nulla. Anche quando sei in sala operatoria, puoi anche dire non voglio essere operato. Non è che c'è qualcuno e ti obbliga a essere operato, ok? E questo, guardate, che io non transigo su queste cose qua. La libertà individuale della scelta fino all'ultimo istante è sacrosanta e va difesa. Quindi il vaccino come un'operazione, quando tu in scienza e coscienza devi entrare in sala operatoria e ci vuole essere operato, firmi la carta, se non la firmi non sei operato, ma tu sei un essere umano libero, tant'è vero io ho anche firmato il referendum sull'eutanasia, tanto per dirlo, perché io sono un uomo libero e la mia scelta non va ad inficiare la scelta del mio collega, del mio amico, eccetera. La mia scelta non va ad inficiare la scelta degli altri. Ma lo stesso ragionamento ha firmato essere... anche quello sulla liberalizzazione delle droghe. No, non l'ho firmato. Ma anche lì si rispondeva a questo ragionamento che faceva, che ognuno è libero di fare quello che vuole. No. La scelta sulla liberalizzazione delle droghe, della cannabis e quelle cose là, è un'altra faccenda ancora, ok? Io sto dicendo, il vaccino, cioè la somministrazione di un vaccino, non deve essere obbligatoria, come anche non è obbligatoria quando io vado e mi aderisco al sistema sanitario nazionale, ok? Sono anche libero di non farmi curare, posso essere libero di farmi curare? Posso essere libero di non farmi vaccino? Bene, è una mia scelta, ma me ne assumo le responsabilità della mia scelta. Non voglio farmi vaccino? Bene, fatti il tampone. Perché?
perché la tua libertà finta non deve essere nocumento, cioè un danno per tutti gli altri. Ok? Nessuno ti ha detto che ti hai da vaccinarti obbligatoriamente, però io ti dico, attenzione caro Mario Rossi, se tu giri per la città, se tu devi essere nelle condizioni sanitarie di poterlo fare, perché non siamo in un momento normale, siamo in un momento di emergenza. Nessuno ti ha detto di andare in Camerun a fare il volontario, nessuno ti ha obbligato, ma loro ti dicono, siccome lì c'è la malaria, la febbre gialla, l'epatite, se vuoi girare in quel contesto lì e non essere un di peso e danno al loro sistema sanitario e a te stesso, perché poi lo porti magari a casa, devi essere vaccinato. Cioè, questa non è libertà. No, no, infatti quello l'ha ribadito, no, in effetti perché siamo... Però vedo che Ferrara su alcune cose, l'ho visto che scuoteva la testa. Sì, non sono proprio convintissimo di tutto, anzi, però devo anche dire che parto con una battuta, così alleggeriamo un po'. Non voglio più fare una trasmissione dove c'è Schiesaro, perché dice, cioè, dovrei ripetere le stesse cose che dice lui. Andiamo. Siete pronti per la federazione? O parlo prima di lui, no, o se no. Lo conosco da tanto tempo. I liberali sono questi. Perché poi, al di là di tutto, c'è il buon senso, sì. Non ha colore politico, non c'è maggioranza e minoranza. A me spiace, a me la posizione di quei signori del sindacato, che mi trovo anch'io sorprendentemente d'accordo con la rappresentante della CGIL, perché siamo attenzione, perché siete d'accordo con la CGIL, perché, e non siete d'accordo con Fratelli d'Italia, perché vabbè, ma arriveranno anche loro, nel senso che sinceramente, no, scusami, la posizione, restiamo sul sindacato, perché se poi dica, allora ero partito, l'avevo detto prima, noi come Forza Italia abbiamo sempre mantenuto una posizione responsabile senza guardare il voto in più, in voto in meno. È assolutamente vero che all'interno dei partiti politici qualcuno ha provato a cavalcare la tigre dei Novax, cioè, mi pare che a questo punto anche da parte del sindacato ci sia lo stesso identico errore, cioè di cavalcare io ero rimasto che il sindacato era quello che tutelava i lavoratori e quindi la salute dei lavoratori. Francamente, una posizione così, come ho sentito dagli altri signori del sindacato, mi pare sconcertante. Tra l'altro, fare uno sciopero generale in un momento in cui stiamo facendo fatica ad andare avanti, dobbiamo ripartire, non abbiamo risolto la pandemia, ci sono un sacco di problemi, io trovo per irresponsabile fare uno sciopero. Già le aziende non sanno il giorno 15 se avranno i lavoratori, non li avranno, se devo assumere uno per 3 giorni o no. Mi pare una roba incredibile. Ma su questo mettere anche uno sciopero, sa cos'è la cosa che ha fuorviato sulla pandemia? Che se io dico che non mi voglio vaccinare, sono contrario al vaccino, faccio notizia e qualcuno su questo si guarda allo specchio ed è felice. Se io dico che mi vaccino tranquillamente, non faccio notizia. Infatti, finché si parlava, leggevo anche i commenti che arrivano dai telespettatori. Ovviamente i commenti che arrivano dai telespettatori sono guardi 90%. Quello che sta arrivando adesso, per esempio, vorrei sapere perché il tampone non lo fa il vaccinato, visto che può essere contagiato e contagiare allo stesso modo di un non vaccinato. Ma sì, questa è una bella domanda, effettivamente. C'è una cosa che... La libertà inizia esattamente, esatto, dove finisce la libertà dell'altro. Quindi io non è che posso dire, no, io quello che firma per non operarsi, se muore, muore lui e non succede niente. Ma quello che contagia, non è che può dire io sono libero, quindi vado in giro e il risultato è che contagia chi vuole. Allora, se tu vuoi essere libero, stai a 200 metri da casa e da là non ti muovi, così non contagi nessuno. Non può essere che qualcun altro poi si debba far carico dei tamponi, la sanità pubblica, perché fai una scelta, te la paghi, come una volta quando, esatto, uno decideva di scioperare, perdeva la giornata di lavoro, ma scioperava per un ideale in cui credeva e rinunciava alla giornata di lavoro. Esatto. No, faccio il rivoluzionario e sono gli altri che poi pagano le spese. Non può essere una posizione coerente. Per quello che riguarda invece la decisione del governo di aumentare la capienza a partire dall'11 ottobre, come la vedete da Forza Italia? Ma io direi è troppo arrivare già al 100% per cinema e teatro. Io sono stato allo stadio, quando si entra ti chiedono il Green Pass, quindi se c'è il Green Pass, quindi vuol dire che al 99% non sei contagioso, non vedo perché non possiamo ripristinare le capienze come hanno gli altri. Adesso anch'io sono
sono d'accordo che il 35% delle discoteche, ma cosa vuol dire che una discoteca apre al 35%? A 50%. A 50. Adesso, ma penso bene, ma uno, il problema è che chi fa le leggi non è a contatto. Qualche volta io penso che a Roma siano completamente scollegati dalla realtà sul territorio. Cosa vuol dire che può avere il 50%? Cioè, tu devi avere le spese, chi le paga? Io forse col 50%, se uno ha una discoteca, non esce neanche delle spese, perché i margini non sono così allegri come può sembrare. Quindi, a questo punto, come ha fatto tutto il resto del mondo, apriamo a condizione che tu entri e ti venga, certo, e esibisci il Green Pass. Poi ci saranno i rivoluzionari. Che stadio era quello dove è stato esibendo il Green Pass? Io sono stato a Venezia. Al Penso. E esibire il Green Pass creava più code, oppure si entrava proprio in maniera molto... Il traffico era scorrevole perché avevano lo scanner, praticamente si entrava o con in mano il Green Pass o con il telefonino con il Green Pass. È lo stesso momento di controllo di un biglietto. Uno arriva, ha il biglietto in una mano, il Green Pass nell'altra. Quindi mezzo secondo, non c'era nessuna coda e poi c'era anche la capienza ridotta. Adesso magari, però non credo che le code siano enormi solo per il controllo del Green Pass. Certo. È una cosa molto veloce. Pasquale, visto dai lavori... Dica, intanto... No, ho visto un telespettatore che diceva, ma come mai quelli che fanno il vaccino girano e quello che ha il tampone può essere contagioso anche quello che ha il Green Pass? Ma sì, esatto, è quello che dicevamo poco fa. Ma il punto non è questo, il punto non è questo. Il punto è un altro. Se io mi vaccino, posso comunque essere contagiato, ma se mi contagio sarà in una forma nettamente minore da una persona che è completamente sprovvista di un minimo di schermatura, ok? Ma se tutti ci vacciniamo, creiamo comunque una cerniera alla diffusione del virus e andiamo ad appesantire molto meno il nostro sistema sanitario. Se noi invece abbiamo a che fare con, in un luogo pubblico dove ci sono i vaccinati e quelli che non gliene vuoi sapere di vaccinarsi oppure non hanno ancora il tampone, io posso trasmettere il virus a una persona e non è coperta. Aspetti, cosa le scrivono? A Schiesaro se conosce la 202/2010. Non abbiamo il codice dietro, non so se c'è un avvocato, questo lei lo sa? Non lo sappiamo, no, se c'è lo scrive, ci scrive che legge è noi. Se abbiamo delle persone e non hanno una copertura, io per loro sono un pericolo. Possono prenderla in forma lieve, io non so la sua condizione sanitaria. E allora questa è libertà? Non è libertà questa, signore. Non è libertà, è una finta libertà. Bisogna, e ce lo mettiamo in testa queste cose qui. Pasquali, le chiedevo come è stato preso questo annuncio che dall'11 ottobre, diciamo, per esempio per quello che riguarda i musei, molti sono lavoratori, quindi sono dei comuni o statali i musei, poi chiaramente abbiamo gli stadi, i cinema, che sono tutte strutture private. Insomma, come è stata presa questa... Erano settori che erano rimasti indietro, che sono stati fermi tanto, che era giusto far ripartire. Io penso che ci siano le condizioni, appunto perché appunto col Green Pass, come stanno aperti i ristoranti, lo vedo corretto che stiano aperti quei posti tipo musei, tipo cinema, che hanno comunque gli spazi adibiti alla persona. Quindi io penso che la capienza sia giusta, che il decreto era giusto farlo partire anche a fronte dei dati che quotidianamente vengono presentati, che comunque c'è stato il calo, che il vaccino sta portando dei risultati. Capisco le discoteche, perché in realtà, per chi io forse un'età più giovane del mio vicino, però in discoteca sono tutti incollati, quindi quando si parla del 50% per tentare di mantenere almeno un po' di distanza all'interno. I cinema piuttosto che i musei, gli spazi sono già di per sé impostati, vedo anche gli stadi, insomma si può. Quindi io penso che erano settori che avevano l'esigenza di ripartire, sappiamo quanto hanno sofferto, sappiamo che hanno avuto anche tutta una serie di difficoltà, perché i decreti comunque all'inizio li avevano anche tolti da tutta una serie di assistenza, quindi è un settore che era in forte difficoltà, era giusto ripartire, insomma. Dopodiché dobbiamo concentrarci su quelle che sono le esigenze di questo paese dal punto di vista economico, industriale, del rilancio, perché oggi come oggi la pandemia ha portato sì una diversa attenzione a un rallentamento, però noi dobbiamo concentrarci sul mondo del lavoro, di fare investimenti, di far lavorare le persone, di essere in sicurezza e di mettere le condizioni del mondo del lavoro di nuovo in primis sull'agenda dell'agenda politica. E da questo punto di vista come siamo messi? Allora, dal punto di vista, diciamo che i dati ci dicono che nel primo semestre
ci sono dei segnali di ripresa rispetto al 2020, quindi siamo in crescita anche sui posti di lavoro, sulla mobilità anche dei lavoratori, c'è stato un aumento di contratti di apprendistato, dei contratti a termine, quindi c'è movimento. Un po', se dobbiamo confrontare sul 2020, si vede la crescita. Se poi io vado a confrontarlo sul 2019, lì vedo che siamo ancora scarsi, nel senso che i numeri sono ancora un po' bassi. Però, siamo tanto scarsi oppure ci stiamo avvicinando a quei livelli? Diciamo che su un più 55.000 di posti di lavoro, io parlo di dati sempre che vengono fuori dal Veneto, che ragionano sul primo semestre fino a luglio, insomma, di quest'anno. L'anno scorso, nel 2019, confrontando, eravamo su un più 80.000, quindi siamo più o meno a un 60%, ecco, come ipotesi. Però veramente l'agenda politica ha la necessità di mettere il mondo del lavoro al centro, di fare tutta una serie di investimenti, di fare tutta una serie di ragionamenti, di fare tutta una serie di sinergie che sono necessarie per far ripartire il nostro paese dall'alto verso il basso. Fermo restando che la sicurezza deve essere il punto nella quale appunto tutti sono allineati, perché se no non andiamo da nessuna parte, perché abbiamo visto come è stato semplice bloccare il sistema nel momento in cui c'è stato il problema. Nel momento in cui c'è stato il problema, poi l'Italia ha preso questa decisione di fare lockdown completo, che secondo me è stata anche una mossa intelligente, perché poi ci ha portato comunque tutta una serie di ragionamenti e di situazioni che abbiamo potuto affrontare anche con tranquillità, se no i numeri forse erano anche altri, forse molte persone si sarebbero reso conto che non stiamo scherzando, insomma. Però adesso l'importante è veramente cercare di voltare pagina e cercare di far ripartire quei lavoratori che non hanno capito, che avranno la difficoltà, perché comunque gli stipendi sono fermi, ci sono tutta una serie di situazioni di famiglie in difficoltà economica anche a causa dell'aumento delle bollette, perché diciamocelo, un altro argomento, sì, che è quello, sicuramente bisognerà affrontare, degli argomenti più... hanno l'esigenza però di avere sì un posto di lavoro sicuro e di avere la loro azienda che li faccia lavorare, ma hanno la necessità di avere la sicurezza e anche la consapevolezza che, insomma, la direzione politica è questa. Mi prendo un attimo per dire un'altra, sì, cosetta sulle elezioni. Io sono contenta che sono tutti contenti, ma il fatto che la gente non va a votare, io... Sì, io mi preoccuperei molto, insomma, su questo punto qua. La vediamo subito, allora, visto che l'unico comune in cui si è andata a votare è Montebelluna, come è andata da voi? Questo è vero, effettivamente l'affluenza in generale si è abbassata più o meno in tutta Italia. Anche a Montebelluna si è abbassata, perché 5 anni fa era andato a votare il 57% della popolazione, questa volta invece il 47% della popolazione. Questo è un dato che non quanto, è scusi, molto... il 46%? Il 47%. Metà, quindi è un dato effettivamente basso, è un dato basso, e almeno guardando, facendo la rappresentante in lista i seggi, si poteva vedere come ad andare a votare erano soprattutto le persone anziane, le persone oltre i 60 anni, mentre pochissimi giovani si recavano alle urne. E questo sinceramente fa un po' male, nel senso che vedere che i giovani si disinteressano totalmente alla gestione della cosa pubblica è una cosa che dovrebbe far riflettere, anche perché posso capire che uno non vada a votare alle elezioni nazionali perché tutto sommato è qualcosa di distante, poi dice voto uno, va sull'altro, voto un governo, mi trovo Draghi, insomma, quindi posso capire vari ragionamenti a livello nazionale, però quantomeno a livello locale, dove è possibile scegliere la persona del sindaco e addirittura fare delle preferenze per dei consiglieri comunali, spiace vedere questa situazione. Spero che i giovani capiscano che nel momento in cui non sono loro a scegliere, sarà qualcun altro a scegliere. E che risposta si è data, anche incontrando i suoi concittadini? Cioè, che cosa le dicono anche i suoi coetanei? Perché presumibilmente ne conoscerà anche di che non si sono interessati e non sono andati a votare. Allora, chiaramente quelli che io conoscevo e che mi volevano votare sono anche andati, certo, a votare, quindi faccio fatica da questo punto di vista, ovviamente chi mi conosceva era andato per darmi la preferenza, quindi hanno fatto questo tra virgolette sforzo. In generale però, sentendo alcuni veramente dicono no, basta, noi non andiamo più a votare perché ci siamo stufati di tutto, tanto alla fine non cambia niente. Nel momento in cui parlavi con loro dicevi sì, ma guarda che qui però stiamo parlando del
delle elezioni del tuo comune e non mi puoi fare un ragionamento come se stessimo parlando dello Stato italiano, dell'Europa, della regione. Qui parliamo di cose concrete. E lì vedevi che loro dicevano sì, ci penso, però non so se, se me la sento di fare comunque una scelta. Questo era quello che ho registrato. Ricoletto, secondo lei come siamo messi molto male da questo punto di vista? Perché io devo dire quello che sento spesso, magari certe promesse le abbiamo già sentite fare troppe volte, perché ogni programma elettorale è basato sull'aumento dei posti di lavoro, meno tasse, meno burocrazia, più o meno lo dicono tutti ogni volta, però dopo alla fine non cambia niente. Più sicurezza, anche sulle città si parla molto spesso anche di questo argomento. Ma io trovo preoccupante il fatto che, per quanto il voto ovviamente sia legittimo e va assolutamente rispettato, ma che, se ci pensiamo, ecco il caso di Montebelluna, meno della metà degli aventi diritto, quello del corpo elettorale, non è andato a votare. No. Quindi quanto rappresentativo è effettivamente quel voto, quanto rappresentativo della popolazione effettivamente è quel voto? E dall'altro lato mi ha colpito anche la dichiarazione che ha fatto il sindaco reggente, il vice sindaco, il sindaco reggente di Montebelluna, commentando appunto questi dati relativi all'affluenza, ha detto: non ce l'aspettavamo, ci siamo davvero rimasti male, perché speravamo di ottenere un maggior riconoscimento rispetto alle cose che abbiamo fatto, e invece la risposta, l'assenza alle urne, è stata di fatto una bocciatura in questi termini. Allora io penso che è vero che la stanchezza, insomma, abbiamo uno storico importante alle spalle in fatto di diserzione dalle urne, di disaffezione. Dall'altro lato però mi sto chiedendo anche effettivamente quanto, da tutti i livelli, non solo a Roma, ma anche qui a livello locale, effettivamente chi fa politica è così appetibile e riesce anche a in qualche modo entusiasmare, a motivare, a coinvolgere anche altre persone, anche soprattutto i giovani. Che poi voglio dire, la politica la fai e se non la fai comunque c'è qualcuno che la fa e che si occupa di te. Quindi credo che io non sono così convinto che i giovani non abbiano l'interesse per la politica. Io vorrei fare una provocazione: probabilmente non hanno degli esempi tali o così tanti esempi da seguire, da imitare, da emulare. Io ho questa sensazione, sinceramente, ed è una preoccupazione. Prego. Io la penso uguale. Allora, io devo dire che qua stiamo proprio riproponendo lo schema che in Parlamento, Forza Italia, Partito Democratico, le cose sensate, e Lega sono sempre d'accordo, mentre l'una si differenzia Fratelli d'Italia. Ma non è una cosa sbagliata. Cosa ha detto? No, in generale sto parlando generale, adesso. No, chiaramente su quei dati lì siamo tutti per forza d'accordo. Non è facile oggi per i cittadini tenere la barra dritta di fronte a un marasma del genere. Non è facile. Bisogna anche capirli. Però Schisaro, lei adesso è giovanissimo, però forse qualche cosa se la ricorda anche lei. È curioso perché il Veneto, come l'Italia, ha avuto delle percentuali di voto altissime, cioè generalmente votava circa l'80%, almeno fino agli anni 80 e 90. Sì. Curiosamente, tra l'altro, mi verrebbe da dire, in una situazione in cui di politica a livello nazionale è bloccata, nessuno che sapeva già chi avrebbe governato e chi sarebbe stato all'opposizione, per cui quasi era un paradosso. Oggi invece che c'è molta più mobilità di voto, per cui abbiamo visto che arrivano governi di tutti i colori, dopo l'altro, invece c'è una disaffezione al voto. Perché mancano dei riferimenti per le persone, cioè la persona oggi non vota più per le ideologie. La persona vota qualcun altro che parla come lui, nel quale si immedesima. Cioè io perché vado a votare? Il voto locale, come diceva il sindaco giustamente, dice voti la strada, o vuoi il marciapiede, vuoi il palo della luce, vuoi il parco. Non è che votiamo, vuoi votare comunista, liberale, Lega, no. Voti lei o qualcun altro per delle idee che c'ha. Però oltre a questo non basta, ci vuole anche che la gente si immedesimi nella persona che hanno di fronte, perché parla come lui, perché è la persona che vorrebbero essere, è il figlio o la figlia che vorrebbero avere, è il nipote che vorrebbero avere, perché parla potabile, perché si capisce quello che dice, non fa filosofie, è post-ideologico, oggi che è ideologico non viene votato. Oggi che è ideologico non viene votato.
Oggi viene votato la persona che è sul territorio, che è presente, che non è costruita, che parla ed è diretta, non volgare. Non volgare, perché a volte senti quelle robe lì in televisione e dicono le parole. No, non va bene. Bisogna mantenere uno stile, un'idea, un modo di rapportarsi, parlare in italiano. Quando parli con la gente sbrissa anche col Veneto, che va bene perché è familiare la nostra lingua. È importante questo. Però, diciamo, come dice lei, il Veneto è sempre stata, ma lo è ancora, una regione dove la gente va a votare. Nel mio comune, l'ultima elezione, parliamo del 2019, altra epoca, tra virgolette, è andato a votare l'80%. Sono comuni dove vanno a votare sempre molte persone, però capisco oggi chi non va a votare, no? Anche perché è un problema che si è manifestato ovunque, non è che sia stato di un comune dove in alcune città di più, in alcune città un po' meno, però capito, magari nel caso del sindaco erano comunque, era chiaro e insomma ci sarebbe stata lei perché ha governato bene, quindi comunque la gente, ma tanto vince lei perché sei brava Tosa, vince lei, quindi succede anche questa dinamica qua, ma hanno ragione quelli che sono andati a votare il sindaco, no, quelli che stanno a casa. E su questo siamo sempre tutti d'accordo, che è sempre meglio andare a votare. Espresso, io la metterei l'obbligo. La metterei addirittura? Sì, la metterei l'obbligo. Tre volte non vai, ti tolgo la tessera elettorale. Perché il voto è una conquista. Il voto è una conquista. Non possiamo trattare il voto come andare al ristorante. È un obbligo andare a votare, perché noi andiamo a decidere il nostro sindaco che fa la strada, che fa il ponte, che fa il palo della luce. È importantissimo. Una volta, non so, ma mi pare, una volta si toglieva la tessera elettorale, insomma, dicevano che il voto. Beh, c'erano nazioni in cui, comunque, nazioni europee in cui era obbligatorio. Ok, i miei nonni che hanno fatto la guerra, non ne hanno saltata una, perché sapevano che cosa voleva dire non andare a votare. Avete capito? Mio nonno era sotto le bombe come i nostri nonni e nel 45 con mia nonna, nel 46, è andato a votare ed era orgoglioso, si è fatto anche una foto e non ne ha saltata una, anche con la febbre è andato a votare. E noi oggi non possiamo permetterci il lusso di non andare a votare, anche in un momento così difficile, perché per il nostro sindaco soprattutto bisogna andare a votare. Qualcuno potrebbe dirle, di chi non va a votare, che anche quello è un atto politico, diciamo, un vai atto e vota scheda bianca. Vai e vota scheda bianca, perché votare è un dovere oltre prima che essere un diritto. Io la penso così, certo. Non voglio essere troppo tranchant, ma siccome il diritto al voto c'è, cioè chi oggi ancora nel 2021 non ha la possibilità di esercitarlo, andate a votarlo, fate quello che volete, andate, ma andate a votare. Ferrara, cosa è successo secondo lei? Perché c'è questa disaffezione al voto? Ma è premesso, sì, ma è evidente che la disaffezione c'è perché la gente non si sente più rappresentata dai partiti, ma anche perché poi sono aumentate le esigenze e tante volte si chiedono anche delle cose che non sono poi così semplici, perché quando leggo i commenti, tutti vogliono una cosa, ti vogliono i tamponi gratis per tutti, asfalta la strada per tutti, i servizi gratis. Cioè, avevamo già dei problemi economici prima della pandemia, non è che vivevamo nel bene. Quindi figuriamoci se dopo la pandemia, cioè è evidente che ci sono dei sacrifici da fare e li dobbiamo fare tutti. Io sono entrato a far politica perché mi sono detto, non sono d'accordo su questo, non sono d'accordo su quello, però allora voglio partecipare in prima persona e cercare io di cambiare qualcosa. E il non andare porta a non cambiare niente, perché io vorrei fare questo invito a chi non va a votare, a rendersi conto che se siamo una comunità, che ne so, siamo a Venezia, una comunità di 200.000 persone, 255.000 e ci sono io e altri 10 miei amici che vogliamo controllare la politica, e tutti criticano e nessuno va a votare, andiamo io e i miei 10 amici che vogliono controllare, la politica vince ancora di più. E allora chi non va a votare fa il gioco di chi poi vuole controllare, quindi c'è gente che ha perso la vita per darci il diritto di votare e quindi per rispetto a queste persone bisogna andare a votare, ha ragione lui come al solito, votate scheda bianca, cioè provate a informarvi, ma non andare a votare è deleterio, perché si dà ancora più potere a quei. Ovvio che se io ho l'interesse a controllare, a votare ci vado, e come, ma porto anche mia zia, mia nonna e anche la capretta la faccio passare per una
quella che ha il diritto di voto. E se, se andiamo solo noi, ce la facciamo noi, poi non è che si può dire, perché poi si critica, ma tu sei andato a votare? No, allora gli toglierai il diritto di critica, perché insomma, adesso siamo nell'epoca del computer, tutti bravi, tutti a tastiera, tutti bravo, che criticano, ah, meraviglioso, bello, insomma la politica non è che si può fare così, bisogna sporcarsi le mani. Devo dire una cosa, che in tutta la sua lettura però io non ho sentito neanche un accenno di autocritica sulla, non per lei chiaramente, che è stato anche consigliere comunale, ma adesso insomma su quella che è stato l'atteggiamento, quello che ha prodotto la classe politica italiana negli ultimi 20 anni. Beh, io però non distinguerei dalla classe, premesso che faccio politica, ma tengo a dire che soprattutto il mio lavoro, quindi prima lavoro, poi la politica, certo, la faccio per hobby. E non è che si può dividere tanto la politica dal cittadino, perché sennò sembra che chi fa politica, bravo, è un professionista della politica, e non è così, perché c'è una moltitudine di gente che in politica prende poco, che perde tempo, fa perdere tempo alla famiglia, che lo è, e lo fa con passione. Io ne conosco tantissimi, anzi sono la stragrande maggioranza, quelli che conosco io, che fanno politica, che si dedicano e che non è che lo fanno per lucro. E poi i cittadini, che sono quelli che dicevo prima, che si mettono alla tastiera e criticano solo quello che fanno gli altri senza fare altro. Ma se i cittadini sono i primi a non essere all'altezza, siccome la classe politica è l'espressione dei cittadini, ma perché i politici dovrebbero essere tutti intelligenti e saper fare tutto quando escono dai cittadini che non vogliono informarsi e che sono ancora quelli i Novax? Ma perché? C'è poco da fare, la classe politica è l'espressione dei cittadini. E ancora di più torniamo sul discorso del non votare. Più la gente non va a votare, più la classe politica di chi la politica la fa per interesse acquisisce potere. E quindi per quello bisogna andare a votare. Chi volete, ma andate a votare. Certo, sì, in effetti su questo c'è poco, certo, da dire. La classe politica è l'espressione di quella, sì, il corpo elettorale. E poi c'è un grande dramma che aumenta di elezione in elezione, che ci sono dei comuni dove c'è un solo candidato sindaco. Certo. Cioè, vai, andate su Eligendo, scusate, non voglio un'app, andate a vedere dei comuni del Veneto o del centro Italia, della bassa Italia. Ci sono dei comuni dove c'è un candidato che ciapa il 100%, cioè non si candidano neanche più. Cioè. È un dramma, ragazzi, questa roba qua, eh? È un dramma. Esatto, e in quel caso bisogna dire che la fortuna, per esempio nel caso di Montebelluna, dove ha votato meno del 50%, se ci fosse stata una sola lista non si sarebbe potuto eleggere il sindaco in questo caso, perché lì è come il referendum, bisogna raggiungere il quorum, per cui insomma... Però 5 anni fa c'erano 8 candidati sindaci, questa volta 2. Effettivamente è significativo questo. Ah, certo, sì. Io vuol dire che lei ha governato bene. Eh sì, ragazzi, perché sennò io non mi candido contro di lei se lei ha lavorato bene. Stavo a casa, avete certo, capito? Certo, ma è questo il fatto. Allora, votate, andate a votare, candidatevi, però sì, dall'altra parte bisogna anche dare la possibilità ai sindaci di lavorare. Perché ogni volta che metto la firma, vado a banca e dice con la fideiussione siamo a posto? Perché noi sindaci abbiamo la responsabilità, sì, degli atti che produciamo e firmiamo. E non può, è tutto sopra il sindaco. Sindaco ha la salute pubblica, che è una cosa che cosa controito, che strumenti abbiamo noi sindaci per la salute pubblica? È tutta demandata a terzi. Certo. Il sindaco è responsabile della pubblica sicurezza? Con cosa? Con 4 vigili siamo responsabili della pubblica sicurezza? Cioè ci sono anche dei termini, no, che si dà una responsabilità, perché in Italia bisogna sempre dare responsabilità a qualcheduno. Ma non si danno i mezzi, dice, per metterlo. È successo anche a lei quando era vice sindaco di Treviso. Cioè vedeva questa disparità tra le responsabilità che hanno gli amministratori e quelli che poi sono i mezzi per metterli in pratica. Beh, sicuramente sì, e forse non è conosciuta, non è compresa questa realtà da parte dei cittadini, per cui si pretende, anzi ci si attende che si diano risposte immediate su tutto lo scibile, e non è possibile. Spesso a volte anche si fanno anche delle richieste anche molto personali, non si riesce a distinguere nemmeno, voglio dire, quello che è il bene pubblico e il bene comune rispetto all'interesse privato. Insomma, è difficile, sicuramente questo sì è un aspetto, è uno degli aspetti. Poi
Poi io penso anche un'idea anche che probabilmente è vero che c'è sempre meno gente che si candida, però è anche vero che in tanti posti ci sono sempre quelli, ma anche a livello nazionale ci sono sempre quelli. Allora io penso che probabilmente se si favorisse magari con una legge anche un ricambio, un turnover e quindi a tutti quanti i livelli ci si potesse candidare al massimo due volte e poi basta, poi torni a casa e quindi c'è per forza la necessità comunque di coinvolgere, trovare qualcun altro, probabilmente un circolo virtuoso si potrebbe anche stabilire con persone nuove che si affacciano alla politica e che si sporcano le mani, come è giusto, certo. Insomma. Va bene, in attesa che questo si avveri, noi ci fermiamo per un istante, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo. Rieccoci in diretta con Focus. Dunque, voltiamo pagina, perché una volta, almeno una volta si diceva, quando si era in crisi di argomenti con un interlocutore si parlava del tempo. Oggi invece bisogna parlare sul serio del tempo, perché le conseguenze che ha sul nostro territorio sono sempre più gravi. L'altro giorno c'è stata un violento temporale che ha avuto delle conseguenze piuttosto serie nel Padovano. Allora andiamo a vedere com'è la situazione ad Abano. Firmata dal presidente Zaia la dichiarazione dello stato di crisi a causa delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno flagellato il 6 ottobre alcuni comuni della provincia di Padova, come Abano, che si riaffaccia alla normalità dopo aver vissuto un'ondata di inferno con negozi e hotel allagati per il nubifragio di portata eccezionale. Intanto la conta dei danni a due giorni da quella che poteva tradursi in una catastrofe e l'invito a chi ne ha subiti a documentarli per ottenere risarcimenti. È molto importante, è una prova di tutto, insomma, rilievi fotografici, documenti fiscali. Noi poi abbiamo un registro degli interventi che abbiamo fatto nelle varie abitazioni, nelle case, nelle attività economiche. E alcuni si sono arrangiati anche da soli, però io credo che sia utile e conservare tutto. Fenomeno che ha messo in ginocchio un territorio già fragile, per cui si rendono necessarie, sottolinea il primo cittadino, opere di difesa idrogeologica. Questo tipo di fenomeno con questa intensità è la prima volta che si verifica, quindi era difficilmente prevedibile. Sicuramente noi abbiamo un territorio, un po' in tutta la nostra Italia e anche in Veneto, molto fragile, che necessita di opere importanti, strutturali, che non possono essere messe in capo ai comuni, naturalmente richiedono una valutazione da parte della regione, dei fondi del governo, del PNR. Dunque si parla di maltempo, di un'ondata di maltempo eccezionale, però non so per quanto tempo possa resistere questo aggettivo, nel senso che fenomeni di questo genere sono sempre più diffusi. Da un lato naturalmente ci sono i cambiamenti climatici, dall'altro però c'è un'oggettiva fragilità del territorio che probabilmente dovrebbe essere sanata, Grigoletto. Sì, è una situazione preoccupante. Io non so onestamente se ci sia la possibilità davvero di tornare indietro. Forse siamo già oltre ogni limite. E questo chiaro che chiama in ballo ancora una volta delle irresponsabilità, come le definisco io, un po' di insipienza anche di certa classe politica. Ancora, ad esempio, io non riesco a comprendere come, ora entriamo adesso nell'autunno, quindi con l'adozione delle misure antismog, come in alcuni comuni ancora si sottovalutino per magari, insomma, essere politicamente non scorretti certe misure che se ci sono necessarie, adottare, no? Si adottano spesse volte proprio così formalmente, non ci si crede e in realtà a forza di non farlo per anni si è arrivati a livelli di inquinamento, di PM10 che sono intollerabili. Quindi c'è da fatto un'irresponsabilità, certamente i cambiamenti climatici, ma sono il frutto di che cosa? Poi di una politica che a livello locale, ma poi a livello globale porta questi i risultati. A Cadone che com'è andata l'altro giorno? Disastro, da noi è stata Cavarzere, Albignasego, Padova, Cadone, che Vigo d'Arzere, quella è stata un po' la direttrice che ha preso questo fortunale. Erano le
15:30 ha incominciato ad arrivare un diluvio universale, veramente un vento, una grandine, e in alcune zone del centro di Cadone, che parlo di Meianiga, ma anche Cadone che è storica, 40-50 centimetri, e le caditoie non riuscivano più a scaricare le acque. La grandine ha distrutto le foglie, l'acqua, diciamo, con veemenza nelle caditoie, ha creato un tappo, un mix micidiale, e naturalmente quello e l'aggiunta della tanta acqua che è scesa. Alcune zone sono andate in sofferenza, scantinati, garage, attività economiche. Poi io sono uscito con la protezione civile, fino alle 23:20 siamo stati fuori, abbiamo impiegato una pompa che scaricava 6.000 litri al minuto per liberare un intero quartiere dalle acque. La gente non riusciva addirittura né a entrare né a uscire. E lì purtroppo credo che la situazione ormai non ci sia più nulla da fare, se non quello di attivare delle iniziative a livello territoriale, locale, regionale e anche sovraregionale, volte a mitigare l'impatto diciamo ambientale. Quindi almeno noi a Cadone che stiamo depavimentando i parcheggi, stiamo creando delle bonifiche per aumentare gli invasi d'acqua, una variante che genera comunque molti boschi urbani, tutte queste cose qui. E poi c'è il punto del blocco del traffico, che da quest'anno siamo tutti obbligati come comuni dell'Interland Padovano a effettuare, addirittura fino all'Euro 5 compreso, quindi potrà circolare solo l'Euro 6 quando c'è l'allarme arancio. Io, rispetto a questo blocco del traffico, io non sono d'accordo, lo dico già, perché noi stiamo diciamo incolpando dei cittadini che hanno l'autovettura Euro 5, l'Apollo del 2014 non può più circolare, ed è i dati ARPAV, il fatto 100 dell'inquinamento, il 12% è quello delle automobili, il restante 88 sono impianti industriali, sono caldaie vecchie a gasolio, eccetera. Allora non possiamo noi andare a pesare sui cittadini che inquinano forse per il 12%, avete capito? Per cosa fare 8 domeniche ecologiche, e se c'è l'allarme arancio che in pianura padana, vuoi che la formazione orografica, vuoi che c'è la nebbia, l'alta pressione, l'allarme arancio è presto detto. Quindi noi stiamo dicendo a chi non ha la possibilità di cambiare l'auto di tenere l'auto a casa. Allora mi dovete dare la possibilità di avere mezzi pubblici anche nelle zone di campagna dove io sono costretto a rimanere a casa. Quindi io sui blocchi del traffico non sono assolutamente d'accordo. Ritengo sia un mezzo punitivo per far pagare a chi non ha la possibilità di cambiare l'auto l'inquinamento del PM10, che loro forse solo il 12%, anche perché il PM10, quando noi eravamo tutti in lockdown, chiusi a casa, era qualcuno che voleva fare blocco del traffico. Ma se siamo tutti a casa, che blocco del traffico ha voluto fare? Ma c'è l'inquinamento, ma scusate, ma se siamo tutti a casa, ma chi è che lo voleva fare? Scusate, eravamo tutti a casa, volevano fare blocco del traffico, ma scusate Tosi, ma siamo tutti a casa, allarme, diciamo che ha funzionato, allarme arancio PM10, ma non gira nessuno? Vuol dire che non sono gli automobilisti che alla Euro 4 che magari scappa a cambiare la macchina, il problema sono gli impianti industriali e le caldaie, che ancora c'è chi va al gasolio. Bisogna, sì. Allora diamo dei soldi alle famiglie per cambiare l'impianto della caldaia a gasolio, o diamo anzi bene gli incentivi per le auto, ma date il tempo al mercato di adeguarsi. Potete fare l'incentivo ad agosto e a ottobre dite ai sindaci di fare i blocchi del traffico, obbligandoli, perché io ho detto no, scusate, io non sono d'accordo, io e altri 4 sindaci, lei avrà responsabilità penali, è giusto questo? Questa certo, è la condizione. Perché lei è chiaramente, per quello che riguarda la salute pubblica, è responsabile. Sei responsabile. Certo. Pasqualina, oggi tra l'altro credo che ci sia stato un flash mob di CGIL e CISL e UIL sul ponte di Rialto a Venezia, proprio sull'ambiente. Io devo dire una cosa però, al di là di quello che è il riscaldamento globale, poi non vorrei che diventasse la scusa, perché sapete come una volta si diceva, se si protestava in comune si diceva no, ma è colpa della provincia, la provincia diceva ne è colpa della regione, la regione diceva ne è colpa del governo, al governo diceva ne è colpa dell'Europa, fino a che si trova un soggetto che poi non doveva mai risponderne. Però io ho visto uno studio della regione Veneto qualche anno fa in cui si sosteneva che dal 1970 forse al 2015 si era costruito in una superficie pari a quella della provincia di Rovigo addirittura, e questo lo diceva la regione stessa, per cui ci sono anche delle responsabilità a livello locale.
Sì, beh, noi, beh, in realtà che il territorio veneto abbia costruito molto di più rispetto a quello che poteva fare, che siamo una delle regioni con maggiore costruzione e poco ambiente rimasto, passatemi in termine, lo si sa, siamo una zona rossa e di qualche anno fa la ricerca però quotidianamente viene anche detto. Oltretutto la sostenibilità, se il primo punto è il mondo del lavoro, il secondo punto è la sostenibilità nell'agenda politica che deve esserci nei partiti, nel governo e in quant'altro, anche perché i fenomeni non sono più emergenze che capitano ogni tanto, ormai è quasi quotidiana, sì, esatto. E non è neanche più identificabile su un territorio piuttosto che un altro, perché ormai è anche trasversale sta cosa. Poi io abbiamo visto che è successo anche in Germania, dove generalmente sono molto attenti a queste cose. Io in realtà seguivo una categoria fino a un paio d'anni fa che era la FLAI, che seguiva appunto, oltre all'agricoltura e all'industria alimentare, seguiva l'aspetto dei servizi ambientali, quello dei forestali, che non sono quelli con la camicetta verde che va in giro, ma sono quelli che fanno manutenzione del territorio. E in tutte le assemblee, ma parlando con questi lavoratori, la cosa che è mancata nell'agenda politica anche della Regione Veneto è l'investimento nel territorio, nella manutenzione del territorio, perché ad oggi il problema non è che l'acqua arriva troppa e non riusciamo a gestirlo. Il problema è che non c'è un sistema di drenaggio dell'acqua, non c'è un sistema di bonifica efficiente, non c'è un sistema che di volta in volta investa con l'innovazione che abbiamo, con la struttura che abbiamo, investe a fare manutenzione di un territorio che ormai è reso, cioè che è talmente fragile che quando succede quella caduta di pioggia in più, oppure quel vento in più, quella cosa lì, crea in automatico un disastro ambientale. Lì bisogna fare manutenzione. Quel certo. Modo di fare. Oggi abbiamo un'innovazione tecnologica che ci permette di andare a fare innovazione nel territorio e abbiamo un sistema e abbiamo lavoratori che sono specifici, che devono essere impiegati e devono essere posti su quei posti di lavoro per investire, perché se no sarà sempre peggio, perché l'ambiente ormai è veramente allo sbando e siamo in una situazione veramente complicata. E soprattutto stanno anche arrivando dei fondi europei in questo senso. Favaroli, come li vede i suoi coetanei che manifestano per l'ambiente? Perché comunque sono stati anche criticati. Guardi, io credo che in ogni caso chi manifesta per qualcosa abbia sempre da essere considerato in maniera positiva, nel senso che piuttosto di vedere situazioni dove tutti si disinteressano di quello che accade nel mondo, è più importante vedere che c'è qualcuno che si dà da fare per portare avanti delle idee, dei valori o quello in cui crede. Dopodiché bisognerà vedere poi intanto se queste manifestazioni sono pacifiche o no, perché chiaramente se non sono pacifiche chiaramente vanno condannate con forza, ma nel momento in cui la manifestazione avviene in maniera pacifica, ogni tipo di manifestazione deve essere ben voluta e considerata anche certo. Dal governo e dalle istituzioni. Ecco, c'è una cosa di cui invece si occupano un po' tutti, nel senso che è un argomento che fa molto discutere ultimamente, perlomeno è balzato agli onori delle cronache politiche, che è quello del reddito di cittadinanza. C'è stata un'indagine in provincia di Treviso che ha portato alla denuncia di 116 persone che percepivano il reddito di cittadinanza pur non avendone non solo diritto, ma addirittura avendo in alcuni casi un tenore di vita piuttosto agiato. C'è chi aveva un potente SUV nel garage, chi abitava in un lussuoso appartamento, chi ancora guadagnava 30.000 euro l'anno ma non dichiarava nulla, chi aveva sul conto una vincita milionaria. 116 persone finite nelle indagini della Guardia di Finanza, tutte percepivano illecitamente il reddito di cittadinanza. C'è chi li chiama furbetti, ma di furbo hanno ben poco. È una questione morale, no? Chi non ha bisogno, che in barba alle difficoltà degli altri fa richiesta e entra in possesso di denari di cui in realtà non ne ha alcun bisogno, e quindi questo è davvero moralmente molto brutto, oltre che condannabile da un punto di vista della legge. Il Comune di Treviso annuncia ulteriori controlli per quanto di propria competenza e massima collaborazione con INPS e forze dell'ordine per far sì che i contributi destinati agli indigenti non finiscano nelle tasche di chi non ne ha diritto. Continueremo e intensificheremo i controlli. Noi come amministrazione comunale, per quanto riguarda l'iniziativa del Comune, stiamo già incrociando tutta una serie di dati, lo abbiamo fatto anche in occasione della distribuzione dei buoni spesa, e quindi è giusto che anche l'INPS, come è successo per il
come in questo caso si sia appoggiata la Guardia di Finanza, che ha proceduto con le verifiche del caso. Chi viene beccato a fare il furbo su un tema così delicato è giusto che paghi. Partirei proprio da Grigoletto, essendo comunque rappresentante di un partito, anche se poi bisogna dirlo che è stato votato, e adesso mi sono sbagliato, devo fare ammenda perché c'era la Lega al governo quando si è votato il reddito di cittadinanza, che però adesso ha delle posizioni molto critiche, per cui devo tornare da lei, sindaco. Allora come la mettiamo? Ma io sul reddito di cittadinanza sono per il 90% contrario, non al 100%. Al 90% contrario, nella misura in cui, parlo da sindaco, non da, più che da militante, il 90% contrario perché lì è stata fatta una misura di stampo propagandistico, populista, e non va bene, il reddito di cittadinanza non va bene. C'è un 10% però che invece lo salva e secondo me andrebbe ampiamente modificato, perché c'è una fascia di popolazione a livello comunale che, se non avessimo lo strumento del reddito di cittadinanza, non sapremmo come aiutarli, perché il comune non ha possibilità di aiutare. A Cadone, che sono circa 280 persone che hanno il reddito di cittadinanza, li conosco tutte, sono state già ampiamente vagliate, tutte persone che hanno bisogno, eccetera. Però manca un passaggio: innanzitutto bisogna farli uscire dal sussidio, dalla sussistenza. La gente, quella gente vuole anche lavorare, e noi come sindaci non abbiamo lo strumento effettivamente per poterlo mettere in attività. Poi abbiamo delle persone che non possono entrare nel mondo del lavoro perché non ne hanno proprio le capacità psicofisiche, ecco, ma non sono neanche, diciamo, fisiche, non hanno neanche la possibilità di entrare nel mondo della pensione, e quindi sono in quel limbo che il comune le aiuta, la cooperativa, insomma, si fa veramente... Cioè, però, che i controlli che si possono fare a Cadone, che lei ha detto che li conosce tutti personalmente, sicuramente non si possono fare a Roma o a Milano. È quello il punto. E allora vengono fuori, no, come a Treviso, a Bologna, qualche tempo fa, dei rumeni che erano in Romania e prendevano il sussidio in barba a tutti noi. Allora, dobbiamo capire che se c'è la possibilità di avere un reddito di cittadinanza che ci costa una montagna di soldi e non sta effettivamente producendo i risultati, è perché c'è una gran parte di gente che paga le tasse, lavora e permette che esista questo strumento, che non sta producendo i risultati che doveva produrre, ok? Sta producendo, specialmente nel meridione, una massa di sussidiati che non sta creando nessun tipo di ricchezza, ma è sulle spalle delle persone che lavorano e producono reddito. Non ce lo possiamo assolutamente permettere. Se quei soldi là li destinassimo al mondo dell'impresa, creeremo molti più lavori, potremmo abbassare magari anche un po' le tasse, ecco che allora molti di loro potrebbero magari entrare al lavoro, sì. Perché bisogna creare lavoro, non sussidiati, questo è fondamentale. Pasqualino, lei è d'accordo con questa lettura? Allora, io penso che chi era proprietario del sub non era, beh, quello non era, molto non era sicuramente uno che è arrivato con, visto che faccio una frecciatina alla Lega, che poi ha sempre gli esempi fatalità di persone al di fuori del territorio, gli immigrati o quant'altro. Comunque, il reddito di cittadinanza, sono state fatte tutta una serie di domande, è giusto che ci siano i controlli, è giusto che i soggetti che aderiscono al reddito di cittadinanza siano persone che hanno necessità economiche e si trovano in difficoltà. Nasce in un momento in cui poi c'è stata tutta una situazione anche che è degenerata, per gli aspetti che abbiamo già detto, insomma. E, è ovvio che, come tutti i sussidi, non deve essere un cuscinetto che rimane lì e che serve per tenere buone le persone, nel senso, esatto, ti mantengo e ti do quello che ti serve per sopravvivere e nella condizione in cui ti decido di darti quello, insomma. Ecco, io credo che possa essere uno strumento che, assieme ad altri strumenti, deve generare comunque movimento, deve generare offerta di lavoro, deve generare situazioni in cui le famiglie si rendano poi autonome per poter fare il loro percorso, quindi in parte condivido alcuni aspetti. È ovvio che, dato così a pioggia, in un momento in cui non c'erano forse neanche i meccanismi di controllo adeguati per vedere se le persone che poi ne facevano richiesta ne avevano effettivamente diritto, forse è stata un'altra superficialità da parte di quel governo lì, che ha avuto l'esigenza forse in quel momento lì di titolarsi il voto politico più che forse cercare di trovare una soluzione.
Sì, tra l'altro, può diciamo essere che, però uno Draghi strumento ha detto che se che messo nelle mani giuste potrebbe essere un'opportunità in più, perché poi sappiamo, cioè, l'altro pezzo è la NASPI che viene da uno stato di disoccupazione e nasce dall'esigenza che io ho lavorato e ho diritto a questo pezzo di disoccupazione, ma finita la NASPI uno si trova in difficoltà e oggi sappiamo che se un soggetto oltre l'anno sta fuori dal mercato del lavoro è complicato che poi vi rientri. Che poi si possa reinserire. Sì. Ferrara, Draghi l'ha detto, il reddito di cittadinanza non è in discussione però sono le modalità con cui dovrà essere erogato in futuro. Sicuramente mettere in discussione quello che è un pilastro fondamentale di una delle forze politiche che sostengono il governo non sarebbe una scelta strategicamente evidentemente perché io difendo il partito Rischiesaro perché sennò magari lui da solo fa fatica e lo faccio io. Sì, è vero che l'ha fatto la Lega quando era il governo, ma quando si fanno delle alleanze poi ovviamente non è che puoi imporre tutto tu, devi anche lasciare spazio agli alleati. Quando poi fai delle alleanze con dei partiti che forse si è visto dopo che erano tutto il contrario di quello che dicevano di essere, perché hanno smentito tutto quello che hanno, e poi abbiamo scoperto che erano un partito di sinistra, però loro sono andati avanti anni a prendere i voti del centrodestra dicendo che non erano né di qua né di là, invece adesso hanno fatto una scelta di campo e finalmente si è visto chi sono davvero. Ma quindi, scusi adesso Ferrara, io non ci sono esponente del Movimento 5 Stelle, quindi devo prendere io le parti, quindi se si alleano con la Lega sono posti ideologici, se si alleano con il PD sono invece di sinistra. Dovrebbero capire loro perché se si alleano un giorno con la Lega, un giorno si alleano col PD, un altro giorno si alleano con tutti, erano loro che dicevano noi con nessuno, facciamo il 51% o no, mica l'ho detto io, mica ho detto che Forza Italia fa il 51%, sono stati loro a dire noi governeremo solo quando avremo il 51%, poi invece hanno governato con, tranne Fratelli d'Italia, diamogli atto, hanno governato con tutte le forze politiche di questo paese. Compresa la sua, tra l'altro. Se non è smentire questo, al di là della questione di Draghi, lì è un governo di responsabilità, sì. Dove, come ho detto prima, sono assieme delle forze politiche che non avrebbero i punti in comune per stare assieme, ma in un momento difficile della pandemia di responsabilità abbiamo ingoiato questo rospo e stiamo andando avanti e il paese un po' si sta anche tirando su grazie a questo governo di responsabilità. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza è la risposta sbagliata ad un'esigenza vera, perché è evidente che ci sono delle persone in stato di indigenza che hanno, c'era anche già prima un aiuto, si doveva lavorare sul reddito che c'era prima, ampliarlo, monitorare, perché dare così il reddito di cittadinanza a tutti indiscriminatamente è stato un errore madornale, anche perché si pensava che il reddito di cittadinanza doveva essere il trampolino per poi entrare nel mondo del lavoro, invece è successo l'opposto, perché ovviamente se io stando a casa prendo 200 euro in meno che se andassi a lavorare è evidente che sto a casa e poi magari lavoro anche in nero perché prendo il reddito di cittadinanza e quindi questa è stata una risposta totalmente sbagliata che sta costando ancora oggi al paese un sacco di soldi. Non vedo l'ora che finisca l'esperienza del governo anche Draghi una volta che il paese si è rimesso in piedi per poi togliere questa cosa, dare il sostegno alle persone indigenti vere e non sapere che il reddito di cittadinanza lo prendono i rumeni che stanno in Romania, che possono essere anche quelli che stanno alle Baleari o chissà dove. Però insomma non è questa la risposta giusta, è una risposta sanguinosa che ci sta costando tantissimo e che poi non ha dato le risposte, perché qualcuno ha più saputo niente che fine hanno fatto i Navigator. Quella è una questione che è rimasta, cioè, dovevano accompagnare la gente nel mondo del lavoro, sono rimasti disoccupati anche loro, cioè questa è stata la risposta. Io su questo vorrei capire delle risposte e sapere che cosa dobbiamo fare. Quindi, però Ferrara, adesso faccio anch'io il malizioso, adesso non so se chi vuole rispondere, però molti sostengono che gli attacchi che sono arrivati al reddito di cittadinanza fossero anche dovuti al fatto che adesso non si possono più proporre dei contratti che obiettivamente dal punto di vista remunerativo erano veramente molto bassi. Perché sei che hai detto sta roba? Questo è vero, però vero che ci può essere questa, cioè, il contratto da 700 euro al mese dello stagionale, non è che possiamo sempre ragionare nell'ottica che l'imprenditore fa il furbo e il dipendente viene sfruttato, cioè dobbiamo essere tutti e due. L'imprenditore, ci sarà l'imprenditore furbo come ci sarà quello che fa finta di lavorare e invece sta a casa, quindi non è che possiamo fare di ogni erba un fascio. Ovviamente devono essere i contratti, come
Io, però quello che stiamo facendo adesso sicuramente non funziona. Quindi, certo. Poi invece la verità è che dobbiamo fare i controlli, capire chi prende, quanto prende e anche chi offre dei contratti di lavoro che sono al di sotto di quelli che devono essere gli standard, perché poi i contratti sono quelli, sono firmati, basta andare lì e controllare. Quindi chi fa il furbo, se fa il furbo l'imprenditore va castigato l'imprenditore, ma se fanno il furbo anche dall'altra parte chi dovrebbe essere onesto, e allora... Quindi deve essere giusto per tutti. Per carità, poi possiamo dire tranquillamente che no, io ho visto personalmente dei contratti da 600 euro al mese a chiamata, tra l'altro in cui se uno si presentava, se tutti i giorni l'avessero chiamato avrebbe guadagnato 600 euro, che sono perfettamente legali, tant'è vero che forse per questo anche che si è aperto poi questo dibattito sul reddito minimo, sulla paga minima. Io vedo, Schiavero, che lei mi guarda come se stessi parlando in sanscrito. Scusi, guardi, c'è qua, sindacati. Glielo chiediamo a lei. Chiedete ai sindacati, no? È vero che ci sono questi fenomeni? Madonna, ci sono, lo sappiamo benissimo, nel senso che noi facciamo... Allora, esistono dei contratti nazionali e si chiede l'applicazione del contratto nazionale. Le regole ci sono. Il problema è che nella contrattazione che viene fatta individualmente, poi ci sono anche tutta una serie di contratti che non sono firmati a livello nazionale, ma sono firmati da sottosigle, che vengono utilizzati di volta in volta a seconda di cosa comoda. Poi io concordo, ci sono imprenditori che applicano il contratto, rispettano le regole e giustamente poi pretendono che anche il lavoratore si adegui a quelli che sono i suoi diritti e doveri, perché poi è un dare e avere, e lo sappiamo, è l'equilibrio che deve esserci nel mondo. Però ci sono tantissimi datori di lavoro che fanno contratti ridicoli perché non lo farebbero sicuramente al loro figlio. Al loro figlio probabilmente gli danno in mano le chiavi dell'azienda il mattino successivo, ma fanno contratti ridicoli e pretendono che i lavoratori e le lavoratrici vadano a lavorare quando vogliono loro, come vogliono loro, al prezzo che vogliono loro, e se domani mattina dicono no, guarda che sto morendo di fame, allora è meglio che ne trovo un altro, perché tanto fuori l'offerta c'è. Dopodiché io faccio la sindacalista, ne vedo di queste situazioni, come ho visto tantissime situazioni di gente che lavora e ha magari contratti part-time, dopodiché lavora tutti i giorni e tutto il resto è nero. Mm. Lo sappiamo, è un fenomeno che esiste, certo. Esiste anche nel territorio veneto. Non è che esiste da altre parti, esiste anche nel territorio veneto. Dopodiché, che le regole ci siano, che devono essere rispettate, deve essere un senso di responsabilità di tutti quanti, perché poi, se vogliamo che gli strumenti ci siano per tutti in modo equo, a seconda anche di uno, delle necessità che c'ha, perché la politica è anche dare opportunità a quelli che sono un po' più sfortunati rispetto agli altri, io penso che sia una responsabilità di tutti quanti fare in modo che le regole vengano applicate nel modo più corretto. Indubbiamente, certo. Però il reddito cittadinanza, se avete sentito le categorie economiche di quest'estate, albergatori, ristoratori, chi aveva le spiagge, eccetera, non trovava manodopera per poter quella stagionale. È chiaro, uno prende 750 euro al mese e se ne sta a casa ed è il cliente, oppure va a lavorare 1500 euro e è il dipendente, e uno dice vado a fare 800 euro, mi prendo ogni reddito di cittadinanza, vado a fare un po' di lavoro in nero e ciapo quanto il dipendente stagionale. Quindi il reddito di cittadinanza in questo caso ha creato una distorsione del mercato e ha creato paradossalmente lavoro nero, perché non si può vedere di ragazzi di 30-35 anni che prendono il reddito di cittadinanza, perché è un insulto ai lavoratori. Allora abbiamo i 50-55 anni, 45 anni, 60 anni che vanno a lavorare e non vedono l'ora di andare in pensione. E c'è anche la quota 100 che bisogna parlare di quella roba lì. E i ragazzi di 30 anni che sono a casa che prendono la cittadinanza. È una roba, è un insulto per un paese civile. Piuttosto sto sentendo troppo spesso che si parla di abolizione della quota 100. Certo, no beh, quella lì va a scadenza, bisogna trovare... No, che cosa tutto va a scadenza se si vuole, se si vuole si può prorogare. Certo. Allora, come si sono trovati i soldi per il reddito di cittadinanza che sta creando delle robe che non si possono vedere? La quota 100 è una questione di civiltà. Perché noi dobbiamo dare la possibilità di una finestra a quelle donne, quegli uomini che hanno raggiunto quota 100 età contributiva e anagrafica, di poter, se vogliono, uscire e andare in pensione. E noi non possiamo sempre pensare di giocare sulla vita degli altri, perché noi si lavora per vivere o si vive per lavorare?
Allora, bisogna dare la possibilità, o le donne o gli uomini, possiamo vedere gente di 67 anni insieme ai palcadure, oppure fare i saldatori, o lavorare con gli agenti chimici. Bisogna dare la possibilità, se lo ritengono, di poter andare in pensione, perché sento qualcuno dire, ah, ma pochi hanno aderito alla quota 100, allora... Che cosa vuol dire? No, però, chi siamo noi per dire a costoro che devono saltare il passo e devono andare ai 65-66 anni? Io temo che su questo dovremmo aprire, dovremmo organizzare però un'altra puntata. Mi serve una riforma sulle pensioni. La quota 100 è una soluzione per un pezzo. Come quella del catasto. La riforma sulle pensioni bisogna farla, perché noi abbiamo anche fatto una proposta. Sì. Perché oggi serve, è necessario fare una riforma sulle pensioni, è necessario riconoscere che non tutti i lavori sono uguali, certo, che ci sono lavoratori. Certo. Lavori di un certo tipo, usuranti, di un certo altro tipo, certo. E bisogna metterci mano, perché purtroppo sono perfettamente d'accordo che uno non può lavorare a 65 anni e essere ancora appeso su un cantiere edile. È inaccettabile per un paese civile, è soprattutto quando è dipendente, non è la sua scelta essere lassù, ma deve esserci, perché sennò la sua famiglia non sopravvive. Brava, insomma. E allora, quando sento, finché non fate la riforma delle pensioni, lasciate la finestra della quota 100, perché è una questione di civiltà. Non sono i sindacati che decidono, magari decidessimo noi. Fate la vostra battaglia, fate quello che volete, ma quello che ritengo sacrosanto è la finestra quota 100, perché ci sono centinaia di migliaia di donne e di uomini che sono lì, che vedono come l'oracolo di Delfi la possibilità di andare in pensione a quota 100, e quando sento Draghi e vuole dire no, la togliamo, tanto su un 4 che hanno aderito, poca gente che hanno aderito, invece no. Dobbiamo avere rispetto anche per quelle persone che decidono di andare in pensione, anche se sono mezzo milione, se ne aspettavano 3 milioni, ma è una questione sacrosanta. Poi fate tutte le riforme che volete, fate anche quella del catasto, che così le proposte fate anche la riforma del catasto, Pasquarino sta ricordando che la CGIL non ha le proposte, noi le abbiamo fatte, poi se ci fate fare anche le leggi forse vengono fatte anche meglio. Pasquarino dice che in Italia comandano i sindacati, bisogna che le faccia chi le conosce la situazione nel mondo. Sì, fate anche la riforma del catasto, in modo tale che così paghiamo tutti il doppio dell'IMU. Adesso Draghi vuole fare riforma del catasto. La vera riforma è che c'è gente che gli ha detto di andare via a metano, paga 2 euro al chilo per andare a fare la carica di metano, gli hanno detto tutti prendete il metano che così è ecologica, e l'hanno preso tutti in quel posto. Perché questa è l'Italia, ragazzi. Allora, è questa l'Italia. Qua purtroppo stanno scorrendo i titoli di coda. Lei mi ha rotto questo. Lei mi ha rotto questo clima da Unità Nazionale, no, comincio in zona Cesarini. No, eravamo tutti con una grossa coalizione. Unità Nazionale di buon senso, ma ci sono dei temi come le pensioni, di cittadinanza, la casa. Sono dei diritti, certo, che però non possiamo, e ne parleremo sicuramente, con sempre e solo l'economia, perché certo, la vita delle persone deve avere un peso e non può essere sempre barattato con l'economia, perché la finanza pubblica. Vedo in quest'ultimo anno, l'anno scorso non potevamo fare una strada perché sennò sforavamo il bilancio. Adesso abbiamo miliardi che vengono da tutti i cantoni e aspetta dobbiamo un attimo, fare però, opere. Perché qua sforiamo col tempo invece. No, è vero, un'ultima è vero? Cosa, no, cioè un'ultima cosa, perché allora abbiamo visto diversi sms che sono arrivati, anzi WhatsApp, guardate come sono antico io, e in uno c'era scritto ho 40 anni e sono stato ricoverato per Covid, era un appello ai giovani a vaccinarsi. Un altro ha detto non ho ancora sentito perché chi è vaccinato non deve fare il tampone visto che è contagioso pure lui, però mi sembra che noi avevamo risposto a questa domanda, era stato Schiesaro, dicendo che chi è vaccinato però ha delle conseguenze molto più lievi rispetto a Una dipendente del comune di Cadoneghe era vaccinata, ha preso il covid, è una persona che ha una certa età, è asintomatica, probabilmente se non fosse stata vaccinata oggi probabilmente, non sono in grado di dire, non ho l'effetto contrario, potrebbe essere in ospedale. E questo è il punto. E su questo ci salutiamo, perché purtroppo veramente qua non possiamo più sforare, per cui ringrazio tutti i nostri ospiti, a partire da Lucrezia Favaro di Fratelli d'Italia, che torna a Montebelluna, naturalmente ci sarà parecchio da fare anche in questo secondo mandato, e Roberto Grigoletto del Partito Democratico, grazie anche a lei Grigoletto, Marco Schiesaro, sindaco di Cadoneghe, grazie della sua partecipazione, Sara Pasqualin del direttivo della CGIL di Treviso, e Roberto Ferrara, coordinatore di Forza Italia per la città metropolitana di Venezia. E soprattutto anche grazie a voi che ci avete seguito anche questa sera. Focus ritorna lunedì alle 21:20, sempre in diretta su Rete Verita. Buonanotte.